In diretta. Una serie di funzioni nuove che non capisco. Ancora, ecco sì, siamo in diretta e siamo in attesa che arrivi anche Loredana Marino, che è con noi tra le promotrici insieme a Natale Cucurese, al Left, e che ringraziamo anche per riportare sempre puntualmente tutte le nostre iniziative. E ora io presento, insomma, io ospito semplicemente Transform Italia, questa iniziativa che però verrà chiaramente presentata meglio che da me, da Natale Cucurese del Partito del Sud, che è appunto tra con noi, tra i promotori di questa camminata che abbiamo fatto attraverso le tante esperienze del Sud, attraverso le tante iniziative che abbiamo promosso, coinvolgendo attori sociali, individui, intelligenze che il Sud raccoglie, che crea e che ha ancora, nonostante tutto, nel suo DNA. Noi abbiamo voluto fare questa iniziativa, abbiamo iniziata prima del Covid, ma il Covid ha, se volete ancora di più, accentuato la necessità di questo ragionamento sul Sud, su questa eterna questione meridionale che, insomma, da Gramsci a oggi non ci ha mai abbandonato e che invece è ancora di più necessario non soltanto per il nostro paese, ma per, penso anche per l'Europa, ripensare il rapporto che l'Europa stessa, ma tutti i paesi hanno nel proprio interno con un modello di sviluppo che è quello che ci ha portato a questa condizione. Non dico molto di più, do subito la parola a Natale Cucurese, che presenterà con me, con Loredana Marino, gli ospiti che mano a mano faranno parte di questa giornata. Natale. Vai, puoi passare. È morta la Canizioli. Non so se scrivere la verità. Do subito la parola a Natale, non sento Natale. Ne fare nulla. Natale, abbiamo un po' di problemi tecnici. Non c'è Natale. Aspettiamo un attimo che si ricollega. Grazie.
Visto che non c'è Natale, allora passo la parola subito a Loredana Marino, che è appunto con noi, ha iniziato questo cammino e mo ci spiega dove dobbiamo andare. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Questa mattina saluto i relatori che già stanno connessi qui con noi. Ciao, saluto quanti stanno seguendo oggi questa assise meridionale del Laboratorio del Sud. Bene, con oggi in effetti mettiamo un primo punto, chiudiamo un primo ciclo di un'esperienza che è nata circa un anno fa, che ha visto molti di noi impegnati nell'attraversare il Mezzogiorno d'Italia, nelle sue contraddizioni, in quello che è lo stato di abbandono che il Mezzogiorno d'Italia ha subito a causa di politiche liberiste, così come denunciato dallo Svimez nell'agosto dell'anno scorso. Abbiamo voluto questa giornata di confronto con compagni e compagne che in qualche modo hanno incrociato questo percorso, ne hanno fatto parte, hanno contribuito da un punto di vista di elaborazione, di soprattutto anche di confronto di idee sul che fare nel Mezzogiorno. Abbiamo incontrato comitati di lotta di lavoratori, comitati di lotta sull'ambiente, comitati di lotta relativamente al no all'autonomia differenziata. Tutto ciò che sta nella contraddizione capitale e vita in qualche maniera attraversa un'area vasta come quella che è il Mezzogiorno d'Italia. Oggi questa assise, che si concluderà nel pomeriggio con una seconda sessione pomeridiana, con una vera e propria carta dei diritti per il Mezzogiorno. Noi volevamo iniziare questa assise con una serie di interventi che rappresentano non solo dei territori, ma come dicevo prima, momenti di lotta e di resistenza. Gli ospiti di stamattina sono Natale Cucurese, Roberto Musacchio, Valentina Restaino, Antonio Mazzeo, Eleonora Forenza, Ciccio Brigati, Francesco Cambolongo, Marina Boscaino, Fortunato Cacciatore, Alessandro Cannavale, Franco Ingrellì, Rosa Rinaldi, Giorgio Traguadagno, compagni e compagne che vivono questa giornata con noi e che la riempiono con dei loro contributi. Io non so, Natale, se non è arrivato, a questo punto passerei la parola alla compagna Rosa Rinaldi della Segreteria Nazionale della Rifondazione Comunista per il suo contributo alla giornata. Mi sentite? Già siamo in diretta su Facebook, ciao. Allora vado subito a condividere. A posto. Scusate, volevo solo sapere se mi sentivate. Sì, Rosa, ti sentiamo. Okay. Scusate. Buongiorno a tutte e a tutti. Diciamo, questo mio intervento iniziale, che non è una relazione introduttiva naturalmente, ma è un primo intervento, diciamo così, Loredana me lo ha chiesto anche perché siamo stati, diciamo così, un po' protagonisti noi che abbiamo organizzato questa giornata proprio degli albori del Laboratorio del Sud. Lo abbiamo pensato, ci abbiamo ragionato, ne abbiamo, come dire, individuato immediatamente le esigenze. Il tutto parte dall'interesse che abbiamo avuto a bloccare in ogni modo l'autonomia differenziata regionale. In ogni modo, nel senso che riteniamo che sia del tutto sciagurata l'ipotesi di aumentare le differenze territoriali che poi si trasformano appunto in disuguaglianze nei diritti e nelle possibilità che le persone individualmente e collettivamente hanno.
o meglio che gli stessi territori hanno da un punto di vista del trasferimento delle risorse e dell'accesso alle risorse che il Paese mette a disposizione. Siamo partiti immediatamente ricercando appunto con molti soggetti la possibilità di lavorare insieme. E lo abbiamo fatto con la consapevolezza che su un tema come questo, in cui gli interessi materiali sono interessi molto forti, interessi anche potenti, cioè di quelle potenze economiche che tendono a creare elementi di disuguaglianza tra le persone e tra i territori, e che soprattutto intravedono nel campo, per esempio, dei servizi, così come appunto della scuola in particolare, il terreno di nuovo guadagno e nuove frontiere sulle quali, diciamo così, il mercato intende attestarsi. Pensiamo appunto a che cosa può significare l'autonomia differenziata nella scuola, nei saperi, nelle conoscenze, nei diritti, e a che cosa ha già significato un'autonomia differenziata, probabilmente non del tutto legiferata, ma che è partita dalla modifica alla Costituzione, dal titolo quinto della Costituzione, che cosa ha già creato per quanto attiene alla salute, al diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione e al servizio sanitario. Non esiste più un servizio sanitario nazionale per il quale noi ci vogliamo battere, e diciamo così, il diritto alla salute è diventato un diritto disuguale, posto che in alcuni territori ancora ci sia. Quindi la vicenda del Covid ci ha portato e ci porta a dover fare una riflessione di fondo esattamente sul Paese e sulla necessità che si ritorni ad avere una Costituzione che valga per tutte e per tutti, dal nord al sud, dalla città più importante alla città meno conosciuta, al fatto che i diritti costituzionalmente previsti tornino ad essere uguali per tutti. Noi, ribadisco e con questo chiudo, abbiamo visto come invece le disuguaglianze sono diventate, diciamo, evidenti sia nella capacità di tutela del territorio, pensiamo, diciamo, all'affollamento che c'è di fabbriche in alcuni territori, all'incapacità e alla non volontà di salvaguardare l'ambiente, la salute rispetto agli interessi del mercato. Allora, io voglio chiudere, perché altri meglio di me sui singoli punti evidentemente faranno il loro intervento. Quello che ci tengo a dire è che questo lavoro che facciamo come Laboratorio del Sud è un lavoro innanzitutto aperto, che ricerca collaborazione, ricerca intrecci di attività e collaborazione, perché non può essere una partita di qualcuno, ma è una partita generale, sul quale noi come Laboratorio del Sud siamo molto radicali nell'opposizione all'idea, al progetto che c'è. Altri soggetti che pure fanno una battaglia contro l'autonomia differenziata in qualche modo magari ricercano anche elementi di mediazione. Noi ne vediamo in radice il pericolo, il rischio, e riteniamo che questo sia il tempo in cui la questione meridionale, intesa come contraddizione nazionale, torni ad essere un campo politico di lavoro, un campo sul quale aggregare intelligenze, sul quale, diciamo così, non creare divisioni ma ricercare appunto una capacità unitaria per il Paese. Io erano queste le poche cose che volevo dire, e passo la parola al nostro coordinatore. Allora, per proseguire darei la parola a Natale Cuccurese, a cui in effetti spetta una vera e propria introduzione di questa assise. Natale Cuccurese, presidente del Partito del Sud, uno appunto è una delle parti delle soggettività in campo nella costruzione del Laboratorio del Sud, la riscossa del Sud. A te, Natale. Grazie.
Grazie, ricambio l'abbraccio più che volentieri, grazie Loredana. Scusate per il piccolo problema tecnico di prima, adesso spero che non ce ne siano più. E, ma introduzione, allora intanto un piccolo riepilogo delle puntate precedenti. Siamo partiti quasi un anno fa con questa idea del Laboratorio del Sud, e prima con incontri fisici, diciamo così. E ricordo che siamo partiti dall'incontro di Lamezia Terme per poi proseguire con quello di San Giovanni Rotondo, Catania, siamo andati, abbiamo fatto anche una puntata al nord a Bologna, proprio come diceva giustamente Rosa Rinaldi, per esprimere tutto il nostro, la nostra contrarietà a questo disegno dell'autonomia differenziata, perché erano in corso a gennaio le elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Poi abbiamo proseguito a Salerno, era già in preparazione una puntata sempre di incontro assembleare a Napoli, ma purtroppo poi, come tutti sappiamo, c'è stata l'emergenza Covid e quindi si sono dovuti per forza interrompere gli incontri di persona. Abbiamo però proseguito da aprile con cadenza settimanale, con tutta una serie di incontri appunto virtuali, come in parte anche è quello di oggi, dove però abbiamo continuato appunto ad incontrare soggettività sui territori, associazioni, per approfondire sempre di più quelli che sono i vari aspetti, che sono quasi infiniti, della nuova questione meridionale. Oggi per cui ci troviamo qua prima della sosta estiva a fare un attimo quello che è un attimo la summa di quello che sono stati questi incontri. Ci sono con noi oggi tante soggettività e associazioni che hanno già partecipato agli incontri sui territori e anche alcune nuove. E fondamentalmente faccio un attimo anch'io un piccolo cappello su quello che è già stato e su quello che è, anche sulla situazione politica attuale, che è praticamente, vediamo che dopo appunto l'emergenza Covid, che è stata per alcuni versi affrontata meglio, comunque ha avuto meno problematiche al sud rispetto al nord, abbiamo visto che nel meridione c'è stato anche stava già venendo avanti un risveglio delle coscienze, ma ha preso ancora più forza questo orgoglio anche identitario, diciamo, perché si è visto che purtroppo, diciamo, con quello che è capitato soprattutto nelle tre regioni, tra l'altro in primis la Lombardia, che avevano richiesto l'autonomia differenziata, sono state le tre regioni più colpite, e si è visto, proprio come diceva prima Rosa, che questo discorso dell'autonomia, soprattutto per quanto riguarda il campo sanitario, ma anche la scuola, subito a ruota, comunque abbiamo visto che in campo sanitario ha creato tutta una serie di problematiche, questo demandare tutto alle regioni. Il Sud è venuto fuori bene da questa emergenza, grazie comunque al fatto dei propri scienziati, che hanno risposto perfettamente, alla disciplina dei cittadini, voglio dire, e alla propria organizzazione, senza aiuti da parte di nessuno, perché questo, che è stato anche più volte rilevato dai presidenti, gli aiuti sono andati quasi tutti al nord, dove la situazione era comunque sicuramente peggiore. E questo ha risvegliato un orgoglio, nulla potrà essere più come prima, si diceva, ma purtroppo vediamo che adesso siamo nella fase 2, diciamo, dopo questa emergenza che è stata molto dura da affrontare, nulla è cambiato. Anzi, abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni, dalle parole del presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che incita a mandare ogni tipo di risorsa al nord, dicendo parole testuali in più di un'intervista: il sud può aspettare. Purtroppo il sud è quasi 160 anni che aspetta, e alla vecchia questione meridionale si affianca appunto la nuova questione meridionale. C'è stato anche ieri l'uscita infelice, a mio avviso, del sindaco di Milano Sala, dove addirittura tira fuori anche il discorso delle gabbie salariali. Insomma, qua veramente andiamo di male in peggio. In realtà il sud, come sappiamo, come è stato più volte messo in rilievo in questi incontri, ha già subito, questo da dati Eurispes, dal 2000 al 2017, un furto, uno scippo di ben 840 miliardi di euro, tutto a favore del nord, e questo scippo continua, appunto, vorrebbero ancora continuare con l'autonomia differenziata, che bene o male va avanti.
Specifico che mentre non si definisce alcunché, quindi non si definiscono ad esempio i LEP e i LEA per quanto riguarda appunto l'autonomia differenziata, che sarebbero stati dovuti essere definiti nel 2001 quando è stata la modifica del titolo quinto, in realtà non è che tutto rimane sospeso, in realtà continua ogni anno per 61,3 miliardi di euro a favore del Nord lo scippo, quindi anche questa melina, voglio dire, fa comodo a qualcuno e danneggia qualcun altro, il Sud, come al solito. Purtroppo questa è la situazione, una situazione incontrovertibile, una situazione dimostrata da studi sia Svimez, Quotidiano del Sud, Eurispes appunto, e quant'altri, per cui va avanti questa grassazione. Ora si sono innescati tutta una serie di episodi che riguardano anche l'Europa, ne abbiamo parlato in modo diffuso, e che riguardano in modo particolare quello che è appunto, in base all'emergenza Covid, in base anche a quello che ha disposto l'Unione Europea, la possibilità di spostare fondi di coesione dal sud al nord proprio per affrontare l'emergenza. E su questo abbiamo presentato anche come laboratorio del Sud, grazie alla collaborazione con la senatrice Nunes del gruppo misto, due emendamenti appunto al decreto rilancio e un ordine del giorno. Su questo durante la giornata approfondirà e ce ne parlerà in modo più diffuso la senatrice Nunes. Mi pare di capire però che da quello che si legge che anche qui non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Tra l'altro adesso vedremo anche come vanno a finire queste vicende tra MES e Recovery Fund per l'Italia, ma anche qui l'Europa, anche ieri tra l'altro, ad opera dei suoi commissari, ha sollecitato ha sollecitato l'Italia a cercare di equilibrare quelle che sono le differenze territoriali che fanno, ricordo, della macro regione sud, la più povera, questa è la verità, la più povera d'Europa, dove ad esempio la Calabria è quella e la regione invece, la singola regione anche qua più disastrata. E beh, proprio ieri Sala appunto facevo il paragone tra quello che può prendere lo stipendio di un impiegato al nord e un impiegato calabrese, dicendo appunto che bisogna assolutamente adottare queste alcune differenziazioni. Sono le stesse parole che diceva Bossi, sono identiche praticamente. Io credo che andando avanti con questo stato di cose non ci potrà portare nulla di buono, perché ormai avete visto anche il ministro dell'Interno che ha più volte sollecitato o espresso meglio la propria preoccupazione per quello che potrebbe succedere dopo le ferie estive, che bene o male funzionano da calmiere, per cui si prevede un autunno caldo, perché chiaramente ci sarà una perdita, c'è già stata, di posti di lavoro, un aumento della povertà su tutto il territorio. Al sud la povertà, ricordo, che raggiungeva oltre il 40% della popolazione già prima dell'emergenza Covid, quindi tra povertà assoluta e povertà relativa, figuriamoci adesso dove ci sono già accertati quasi 400.000 poveri in più, c'è chi parla di 1 milione di poveri in più. Insomma, diciamo che potrebbe prepararsi quella che è la tempesta perfetta. Noi ovviamente non l'auguriamo e siamo qui appunto anche oggi per parlare appunto di quelle che sono le problematiche del Sud, proprio per affrontarle insieme, perché dal nostro punto di vista questa nazione si salva solo insieme, cioè come dice anche l'Europa poi, però questo ritornello che abbiamo sentito per anni ce lo chiede l'Europa, adesso che ce lo chiede a favore del Sud sembra che non venga accolto, tanto per essere chiari. E quindi soltanto sviluppando, quindi usando come un volano, cioè, con il Sud può ripartire l'intera economia italiana, ma purtroppo vediamo che da destra e da, diciamo così, questa sinistra liberista, e alcune persone, almeno di questa sinistra liberista del nord, continuano ad aggiungere i soliti appelli che ormai sono irricevibili. In tutto questo, e concludo con un'ultima nota politica, anche così, che fa anche questa veramente cadere le braccia, abbiamo visto l'appello, anche questo ripreso da Bonaccini, lanciato da Prodi, per un governo di larghe intese che
che riabiliti, diciamo così. Avete visto che c'è anche questa riabilitazione già in atto su Berlusconi per quanto riguarda sentenze già passate, e quindi non si esclude neanche il rientro con la fanfara di Forza Italia col suo leader Berlusconi. Insomma, veramente una situazione che di nuovo non ha nulla, puzza di vecchio, con parole d'ordine di Bossi rilanciate da persone del PD, del Nord, con questo tentativo di un governo di larghe intese che richiami all'interno anche Berlusconi e Forza Italia. È una situazione, ripeto, che veramente potrebbe preannunciare una tempesta perfetta, quando invece con un po' di buona volontà, un po' di buonsenso, ripartendo da sud, senza ovviamente nulla di negativo per il nord, anzi, considerando che il sud è in larga parte anche il mercato del nord, quindi con un po' di buonsenso si potrebbe ripartire così, con un'unità non formale ma sostanziale. Questo sistema di tenere affossate intere regioni e di questo razzismo interno, che è un vero e proprio, io l'ho detto anche negli scorsi incontri, assume le forme di un vero e proprio razzismo di Stato, non porta nulla di buono e potrà portare a enormi problemi. Noi siamo qui perché questo non accada, per portare appunto all'attenzione di tutti quelle che sono le esigenze, le problematiche, ma anche le risorse che il Sud può mettere a disposizione di tutti, dell'Italia intera e dell'Europa. Io non lascio la parola ai conduttori e auguro un buon lavoro a tutti gli amici, i compagni che interverranno per i prossimi interventi, ricordando appunto, come è già stato detto, che questa esperienza nasce anche grazie, anzi soprattutto devo dire, anche al supporto di Transform Italia e del settimanale che trovate in edicola Left, che ci supporta adeguatamente da sempre. Ok, Natale, noi grazie. Ok, perfetto, abbiamo ripreso. Grazie. Proprio in merito al ringraziamento che va a Transform e a Left, passerei la parola a Roberto Musacchio per il suo intervento e anche per i saluti dalla rivista Left di cui lui fa parte. Dopo Roberto Musacchio daremo la parola ad Antonio Mazzeo. Grazie. Datemi segno che si comprende e mi si vede, grazie. Beh, io ho questa possibilità di parlare sia dal punto di vista di collaboratore di Left, ma anche di militante di Transform Italia, che come è noto è il centro studi che fa riferimento a Transform Europe e quindi al Partito della Sinistra Europea. Diciamo, questa connessione tra Left e Transform la sento in modo molto positivo dal mio punto di vista, perché ci consente da una parte di stare su un terreno di alternativa culturale, perché Left questo è, oltre a seguire, raccontare storia, fare inchiesta, si propone costantemente di avere un paradigma alternativo a quello dominante. Osa chiamarsi l'unico giornale di sinistra proprio per questo, perché non accede alla narrazione dominante e prova sia dal punto di vista delle idee ma anche dal punto di vista del racconto a fare altro. Insomma, io per esempio questa settimana faccio un piccolo inserto e racconto come una sentenza che doveva aiutare le donne a riconoscere la parità di genere nelle retribuzioni pensionistiche è diventata esattamente il contrario, cioè l'allungamento in una sola giornata di 5 anni della vita pensionistica delle donne. Ma poi il quadro europeo come punto di riferimento delle letture che noi facciamo quando diciamo il meridionalismo che cambia, perché siamo convinti che bisogna leggere diversamente proprio la situazione europea per avere la capacità di un'alternativa politica. Se posso fare una battuta, noi siamo passati da Ventotene a Berlino, e parlo di due luoghi che amo, perché Ventotene ci sono stato. E naturalmente c'è un pezzo della nostra storia, l'imprigionamento degli intellettuali antifascisti che danno vita poi con Spinelli in particolare al manifesto per l'Europa, e Berlino che amo altrettanto,
e che però appunto rischia di essere in questo momento la capitale dell'Europa reale, che nega precisamente quell'Europa che era stata sognata, che era stata sognata appunto tempo. Come diceva anche Natale, io penso che noi questa operazione politico-culturale la dobbiamo fare dentro i tempi della politica. Mi pare che questa assemblea voglia non solo, diciamo, tirare le reti di quello che abbiamo già fatto, ma anche fare una sfida. Tutti quanti, questi tantissimi incontri virtuali che si sono svolti, hanno detto che il Covid era una svolta, doveva rappresentare mai più come prima. In realtà noi siamo di fronte a un tentativo palese di restaurazione di quello che era il vecchio assetto in Italia, puntando anche a restaurare il vecchio assetto in Europa. Mi pare evidente che si sta determinando, diciamo, una sorta di partito trasversale del Nord che punta a mantenere la stessa vecchia collocazione dell'Italia dentro il vecchio assetto europeo. Ora anche rischiando che questo assetto venga poi cambiato, nel senso che l'interesse prevalente delle borghesie forti nordiche vada in direzione di una sfida nella globalizzazione a Cina e Stati Uniti, piuttosto che un interesse a quote di mercato interno europeo. Ma tant'è, mi pare che c'è una miopia politica delle classi dirigenti attuali italiane e questo partito trasversale si sta mettendo in campo. Mi pare evidente anche i fatti che venivano ricordati nel Natale Cucurese, ma insomma anche me ieri ha colpito questa dichiarazione del sindaco Sala, che fa il paio con quelle di Bonaccini, ma con le scelte concrete. Pensiamo al rilancio di una cosa vecchia come il CUCO, che è quella della cementificazione del territorio. Ne ho scritto l'altra settimana sul Left. Il dato di cementificazione del territorio italiano è doppio della media europea circa, siamo al 7,8 con una media europea del 4,3, ma in particolare la Lombardia sta al 15,7% se non sbaglio. Cioè, quindi questo modello della cementificazione, peraltro accentrata in un determinato territorio, che forse anche per questo non a caso ha subito di più le conseguenze del Covid, è la cosa più vecchia che si potesse immaginare. Intorno al rilancio di una competizione al ribasso come quella che verrebbe dalle gabbie salariali dentro il quadro del mercato interno, con un approccio all'Europa che è quello appunto di una visione subalterna che non riesce neanche a comprendere che quei condizionamenti che sono stati utili tra virgolette per abbassare il costo del lavoro, per tagliare le pensioni, per tagliare la dignità, vengono riproposti in una situazione drammatica. Ieri l'incontro tra Conte e Rutte, che fa parte del Partito Liberale Europeo e quindi non della destra europea, che si è permesso di dire che va tolta quota 100, è indicativo, e stavamo parlando del recovery, non del MES, insomma, è indicativo di qual è il quadro in cui rischiamo di trovarci con una visione miope che non pone invece il cambiamento di se stessi al centro del cambiamento del modello europeo. Direi in qualche modo tornare a Ventotene, che è invertire quella logica dello sviluppo duale su cui molto abbiamo ragionato rispetto al Sud, che ha caratterizzato tutta l'integrazione italiana. Credo che parleremo poi di una sorta di carta di diritti del Sud che ho potuto leggere nelle sue punti di riferimento. È un dato classico, diciamo, quello dello sviluppo duale italiano nella costruzione dell'unità del paese, che portò appunto ad esempio Gramsci a un'elaborazione di fondo per comprendere quali erano i motori necessari della rivoluzione italiana e a fare del Sud una vera e propria questione. Ha trovato poi sbocco in un'Europa anch'essa che si descrive come duale. Il riproporsi di questo dibattito tra i paesi del nord e i paesi del sud è un fallimento dell'Europa di Ventotene. Peraltro anche abbastanza menzognero, che per quanto riguarda l'Italia, ma non solo, in realtà noi abbiamo dati economici che ci dicono che dal punto di vista del risparmio delle famiglie, del risparmio privato, dal punto di vista della bilancia dei pagamenti e quindi del rapporto tra import-export, non è vero che c'è un'Italia cicala mentre ci sarebbero paesi frugali. È un artificio nella lettura
che viene proposto proprio per mantenere determinati rapporti sociali che erano antichi in Italia e che si sono riproposti nell'Europa, dividendo l'Europa. La realtà di questo trentennio non è un'Europa che si è più armonizzata dopo la caduta del muro di Berlino, ma al contrario che si è più divaricata e ha perso anche le caratteristiche propulsive che appunto si ritrovavano dentro quello che è stato chiamato il modello sociale europeo. Non a caso un certo europeismo che parla della modernità, della contraddizione tra Europa e nazionalismo, dimentica permanentemente che nella parte sostanziale del manifesto Ventotene la dinamica europea è legata alla dinamica dichiaratamente espressa in termini di Europa socialista, cioè le due cose stavano insieme e una volta disgiunte noi abbiamo la vittoria dell'Europa reale, dell'Europa funzionalistica che distrugge attraverso l'aggettivo reale e il metodo funzionalista il sogno europeo e la realtà anche dell'Europa sociale che si era costruita. Ora, tutto questo purtroppo in questo momento viene riproposto. Noi dobbiamo fare i conti con questo. Ci sono anche episodi che ci dicono che a luglio la politica italiana va in fermento. L'altro anno abbiamo avuto lo scivolone di Salvini che si è sopravvalutato e non ha capito che cosa significava l'arrivo della commissione di Ursula von der Leyen e della maggioranza che la sostiene. Ora abbiamo quello che veniva già prima richiamato, il rivendicare che questa maggioranza è allargata anche ai popolari. I popolari significano Berlusconi ed Orban in Ungheria e quindi questo sdoganamento di Berlusconi che avviene da un soggetto politico come Prodi e anche da gran parte del PD che per tanti anni hanno costruito il bipolarismo intorno all'anti-berlusconismo riflette precisamente questa tendenza con cui credo che noi dobbiamo fare i conti in termini di proporre una alternativa radicale a questo andazzo. Ci sono anche episodi un po' divertenti perché ieri Draghi contemporaneamente ha parlato con Di Maio ed è diventato consulente non so quale organizzazione scientifica del Vaticano. Insomma, poi c'è sempre anche la politica italiana, degli assetti di potere italiano su cui sempre di più incide però diciamo questa dimensione complessiva europea. Credo che noi dobbiamo sostanziare la costruzione di un blocco sociale che mi piacerebbe chiamare di Ventotene, un'Europa che riparta dal sud ma non per essere confinata dentro al sud, laddove in questo momento, poi dopo di me parlerà Mazzeo, sa benissimo e ci insegna lui e ci spiega le linee della militarizzazione. Ma apro una parentesi, io ieri sera sono rimasto inquieto nel mio andare a dormire quando ho letto che forse si proroga lo stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre. Ho guardato in giro, non c'è nessun paese che lo fa e noi abbiamo bisogno di una gestione unitaria sanitaria che rischia di non esserci a causa dello spezzettamento delle regioni e dell'andare avanti dell'autonomia differenziata, non di uno stato di emergenza che anche in Ungheria è stato tolto. Francamente sono rimasto molto inquieto, come sono inquieto dei tantissimi commissari che vengono nominati per portare avanti le opere cementizie. Ma torno indietro e mi avvio a concludere. Io penso che dobbiamo ricostruire l'Italia e l'Europa dal sud, prendendo appunto riferimento proprio Ventotene. Ne abbiamo le condizioni, anche perché è paradossale pensare di far ripartire lo sviluppo dal luogo più malato per il tipo di sviluppo che c'è stato, come la Valle Padana. Noi abbiamo bisogno di cogliere la ragione per cui anche invece il sud, poi lo vedremo scientificamente in modo più attento, è una zona che ha resistito di più alla penetrazione della pandemia. Ma dobbiamo cogliere anche le dinamiche di alternativa di modello economico che possono derivarne. Io ne ho scritto sempre sull'est, ad esempio attorno alla questione agroalimentare. Tra le chiacchiere che vanno in giro è appunto è quella dei fondi che andrebbero più a certi rispetto ad altri. Beh, se vediamo i fondi agricoli europei che sono sostanzialmente
il bilancio più corposo dello streaming sito bilancio europeo, gran parte va alle agricolture tradizionali del nord, laddove la qualità agroalimentare, che potremmo anche chiamare quella della dieta mediterranea, rappresenterebbe un'alternativa di modello che va proposta precisamente a tutta l'Europa in termini di quantità del lavoro, di qualità del lavoro, di alternativa alla cementificazione, qualità della alimentazione anche rispetto agli elementi di patologia che si determinano da certi tipi di alimentazione. Faccio questo esempio, ma più in generale naturalmente potremmo parlare diciamo del triangolo del trentennio liberista europeo che ha fallito. Quello del privato, dell'azienda e del mercato hanno fallito. Tant'è vero che c'è un crollo occupazionale, perché il lavoro legato all'occupazione mercantile dominata dall'azienda va in crisi. Abbiamo una diversificazione a livello europeo, a livello nazionale delle condizioni lavorative. Abbiamo una crisi occupazionale permanente e, al contrario, quando c'è il Covid, dobbiamo poggiare su quanto è rimasto del vecchio modello, e cioè il pubblico dal punto di vista delle strutture sanitarie e il lavoro che nel pubblico si esercita. Io penso dunque che questa vecchia troica di pensiero, privato, mercato, azienda, vada cancellata insieme alla troica dell'austerità e delle dottrine di Maastricht, che invece qualcuno prevalentemente, anzi, si vuole rendere nuovamente operativo in pochi mesi, e ricostruire invece un triangolo virtuoso fatto da pubblico, welfare e lavoro, a cui aggiungerei la categoria del reddito come nuova frontiera di libertà. E precisamente dal sud può nascere un avvio di blocco sociale alternativo a quello che si sta rimettendo in piedi in Italia, che considero fallimentare e nefasto. Ecco, ho inserito un po' di tematiche. C'è un'urgenza della politica a cui vorrei richiamare. Francamente, se noi rimaniamo confinati ai web seminari mentre gli altri fanno i fatti, c'è un prevalere, soprattutto in Italia, dove la rappresentanza politica alternativa è praticamente inesistente in questa fase, con grande rispetto per i soggetti politici a cui anche io appartengo, che sono in campo, noi abbiamo bisogno di una mobilitazione immediata, perché se si consolidano le pessime scelte contenute nel piano Colau e in buona parte riprese dal decreto cosiddetto Corri Italia, Corri verso il baratro, abbiamo scritto questa settimana sul sito di Transform, Sergio Brenna, che si occupa di politiche territoriali, noi consumeremo l'ennesima sconfitta e non ce lo possiamo permettere. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Grazie Roberto. Dicevamo ora la parola ad Antonio Mazzeo, giornalista impegnato sui temi della pace, della militarizzazione dell'ambiente, dei diritti umani e della lotta alle criminalità mafiose in Sicilia. Dopo Antonio interviene Valentina Restaino. Grazie Antonio per questo nuovo incontro con te. Intanto buongiorno alle compagne e compagni e grazie per l'invito. Vado proprio per flash, anche per per occupare meno spazio. Io credo che va riproposto il problema dell'analisi sul meridionalismo e come ripartire sulla questione meridionale, superando un po' forse il limite di analisi che si è sviluppato in questi decenni. Io credo che dobbiamo andare al di là del rapporto Nord-Sud Italia e porre come il modello di sviluppo neoliberista imposto, per esempio al Mezzogiorno, vada inquadrato a livello di geostrategie globali. E ovviamente l'effetto devastante che c'è stato in questo senso, di fatto imponendo a tutto il Sud Italia, e non soltanto al Sud Italia, ma penso al sud della Spagna, alla Grecia, eccetera, questo ruolo di avamposto militare per gli interessi geostrategici del capitale transnazionale. Non è un caso che credo che il sottosviluppo, come si è articolato nel Mezzogiorno, dipenda particolarmente anche dal ruolo
e dalla presenza spaventosa delle infrastrutture militari nel Mezzogiorno. Basti pensare che un terzo del territorio della Sardegna è vincolato a servitù militari, ma pensiamo ai grossi poli che si sono sviluppati nel Mezzogiorno, l'area campana, l'area pugliese, ovviamente l'area siciliana e le piccole isole, ma non vorrei dimenticare anche regioni che stanno arrivando ora al processo di militarizzazione, penso alla regione Calabria, attraverso alcuni progetti che si stanno sviluppando. Ebbene, io credo che analizzare quanto i processi di militarizzazione abbiano comportato il sottosviluppo, abbiano determinato condizioni di marginalità economica, quanto la militarizzazione del Mezzogiorno abbia colpito e devastato in termini ambientali o quanto abbia cogenerato processi di controllo militare da parte delle organizzazioni criminali. Io credo che anche, e non è un caso, la camorra che si sviluppa dopo l'occupazione statunitense a Napoli, il ruolo dello sbarco all'interno dello sbarco in Sicilia, di questo connubio mafia, organizzazioni, Pentagono, eccetera. Penso a quello che è accaduto in Calabria rispetto alla prospettiva di installare a Crotone i cacciabombardieri F-16 poi giunti ad Aviano. Io credo che anche in questo senso si possa dare una lettura specifica anche per comprendere il ruolo determinante e anche la potenza transnazionale raggiunta dalle organizzazioni criminali mafiose che dal sud Italia, dalla Sicilia, dalla Campania e dalla Calabria oggi di fatto governano buona parte delle economie legali e illegali a livello internazionale e anche di fatto collaborando ai processi imperiali del capitale. Su questo andrebbe aperto anche un aspetto di come i processi di militarizzazione oggi, anche attraverso il post-Covid-19, stanno imponendo anche processi di ristrutturazione industriale anche nel Mezzogiorno d'Italia. C'è una spinta, tra l'altro anche da governatori di centro-sinistra, penso in Puglia o penso in Campania, a realizzare due grandi poli aerospaziali, soprattutto per la produzione di droni, che comporteranno ristrutturazioni industriali, che comporteranno enormi investimenti finanziari, ma che di fatto dal punto di vista occupazionale saranno propriamente ridicoli. A questo aggiungerei anche la scelta di Fincantieri di darsi al militare, di investire sempre maggiori risorse nella trasformazione dei propri cantieri per la realizzazione di strutture militari. Questo di fatto avrà enormi effetti ulteriori sul sud Italia, perché non è un caso che Fincantieri stia abbandonando i cantieri storici, penso quelli particolarmente di Palermo o in Campania, di fatto pensando alla esternalizzazione, al trasferimento in paesi terzi, o nel caso specifico dell'accordo strategico con la Francia, ma rispetto al Medio Orientale, che avrà ulteriori ricadute negative dal punto di vista occupazionale. Questo per dimostrare ulteriormente come i processi di militarizzazione o del complesso militare industriale abbiano profondamente disarticolato l'occupazione e l'economia. Non dimentichiamo anche gli effetti di come, ne parlavo poco fa delle geostrategie globali, il fatto di decidere che il sud Italia, la Calabria, le Puglie, particolarmente la Sicilia, mutassero il loro ruolo anche in questa guerra lanciata contro le migrazioni del Mediterraneo. Questo ha comportato ulteriori processi di militarizzazione del territorio e soprattutto l'imposizione di un modello che è diventato modello europeo, cioè il modello Mineo-Lampedusa contro il modello di Riace, un modello fatto di grosse concentrazioni di lager dove imponi modelli devastanti dal punto di vista della violazione dei diritti umani, ma soprattutto enormi investimenti di risorse finanziarie che non finiscono certamente nell'accoglienza, ma che abbiamo visto al contrario diventano un modello da una parte di accumulazione capitalistica o sottocapitalistica da parte delle cosiddette organizzazioni non governative, che poi non sono altro che imprese. O peggio ancora, un ulteriore modello che è stato devastante punto di vista culturale, cioè
contro il modello di Riace dell'accoglienza dal basso, di un'accoglienza che vede un equilibrio tra chi accoglie e chi viene accolto, al contrario un modello prettamente securitario e un modello profondamente autoritario. Mi consentitemi, proprio da messinese, aprire una parentesi che non è assolutamente fuori tema, è quello del tentare il rilancio del ponte sullo stretto di Messina come modello anche questo strategico di diversificazione del rapporto nord-sud. Ovviamente io sono il primo a non credere assolutamente alla possibilità, all'opportunità reale di quest'opera, ma il modello con cui viene presentato all'interno in questa fase enorme di crisi economica, soprattutto in Sicilia e in Calabria, può diventare dominante, può tornare a essere un modello vincente per il sovranismo. Non è un caso che Salvini è venuto in Calabria e in Sicilia a proporsi lui come l'uomo del ponte. Questo di fatto disarticola invece quelle proposte che sono state fatte dai movimenti sociali nel Mezzogiorno d'Italia, che non sono soltanto quelli che si sono opposti ai processi di militarizzazione, ma si sono opposti al modello delle grandi opere, proponendo opere di prossimità, proponendo opere ricostruzione di riassetti ambientali che sono stati devastati dal modello imperiale. Vado proprio in conclusione. Poco fa si parlava, la parlava Rinaldi, dell'autonomia differenziata nel sistema scolastico e universitario. Questo di fatto è già partito e soprattutto è partito nel Mezzogiorno d'Italia, anche utilizzando il modello culturale della militarizzazione dell'educazione della scuola. Abbiamo denunciato in questi anni come la scuola sia diventato un laboratorio strutturale, educativo e formativo per l'uomo che sarà, per il futuro uomo del modello neoliberista, cioè un cittadino soldato, un cittadino spia nel modello israeliano, un cittadino che dice sempre sì e soltanto sì, anche quando gli si chiede e gli si impone di lavorare senza retribuzione, col massimo di precarietà. La scuola, attraverso l'alternanza scuola-lavoro, attraverso quella che è di fatto l'autonomia differenziata, attraverso la penetrazione delle forze armate, non soltanto italiane ma anche straniere, nel modello educativo, che non è soltanto il proporre l'occupazione delle forze armate, l'unica alternativa di fatto ai meridionali per poter avere accesso a un salario garantito, ma diventa il modello strutturale su cui stai disarticolando la scuola. E non è un caso che credo che il modello che viene proposto per il 1° settembre 2020 abbia tantissimo appreso dal processo di militarizzazione del sistema educativo e scolastico. Si va a una scuola sempre più autoritaria, dove di fatto c'è la disarticolazione delle categorie che danno vita alla scuola, gli insegnanti, gli studenti e la famiglia, in cui la burocrazia assume un ruolo determinante, ed è il modello su cui secondo me si costruirà l'autonomia proprio a partire, non dimenticando il ruolo devastante delle università, che di fatto in questi anni hanno abdicato al loro dovere di analisi su quelle che erano le problematiche meridionali, che hanno sposato tout court il modello neoliberista e che vedono di fatto oggi le università meridionali essere il centro della trasformazione in senso autoritario del paese. Grazie tanto. Grazie veramente Antonio, perché il discorso che facevi è molto giusto, lo condivido. La militarizzazione che ci accompagnerà riguarda molti degli aspetti delle nostre vite dal post-Covid. Uno di quegli aspetti più determinanti è la questione del lavoro. Adesso la parola all'avvocata Valentina Restiano, per componente dell'MGA, che è un sindacato che si occupa appunto del lavoro autonomo, che spesso nasconde la vera qualità di questo tipo di attività, che invece è precariato e forse subordinate al lavoro stabile, che invece viene nascosto in questo modo. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per averci invitato a partecipare
a questo incontro. È molto importante che al Sud e in un laboratorio per il Sud si parli di lavoro e si parli di tipi diversi, particolari di lavoro. Particolari in che senso? Come ha detto bene Roberto, io oltre a fare l'avvocata sono una sindacalista del lavoro autonomo e già questa espressione può sembrare un'espressione abbastanza fuori dall'ordinario, perché il lavoro autonomo è un lavoro dove manca sostanzialmente la parte datoriale ed è tradizionalmente poco sindacalizzato e sindacalizzabile. E l'errore nostro e l'errore di tanta politica sta anche qua. Al Sud specialmente, e perciò credo che questo argomento sia importante nell'ambito di un laboratorio che parla di meridionalismo e di politiche per il Sud, il lavoro a partita IVA, il lavoro autonomo è stato spesso ed è, e dopo la crisi Covid è sempre di più, una sorta di, come dire, di rifugio dalla sussistenza della grossa disoccupazione del Sud, dal lavoro nero per il Sud. La partita IVA al Sud, e quindi il lavoro autonomo e quindi anche il lavoro professionale, di cui parlerò brevemente fra poco, è stato una sorta di rifugio per riuscire a sopravvivere nella propria esistenza ad un tessuto economico di fatto inesistente. Però, qual è il problema oggi del lavoro autonomo? Che tradizionalmente è stato visto e purtroppo continua ad essere visto ancora oggi da troppa sinistra come un lavoro ricco, un lavoro di persone e di esistenze non bisognevoli di nessun tipo, né di ammortizzatori sociali né di welfare, perché siamo stati considerate persone assolutamente autonome, non solo nel lavoro ma anche nelle vite, nell'esistenza e nella sussistenza. È stato dimenticato da tutti. La narrazione in base alla quale il lavoro a partita IVA, il lavoro autonomo, è un lavoro che non ha necessità di politiche di intervento, purtroppo è appartenuta e appartiene fin troppo anche e soprattutto forse alla sinistra e alla sinistra radicale. I sindacati confederali hanno dimenticato l'esistenza della partita IVA, spesso anche come luogo di sfruttamento, come luogo di lavoro dipendente di fatto, ma nascosto da questo sistema che poi non fa altro che rendere il lavoratore più debole e il datore di fatto molto molto più ricco e molto molto più forte e le esistenze molto più appese al filo della decisione altrui. Del lavoro autonomo si è parlato qualche anno fa con il governo Renzi, che ha scritto questa legge cosiddetta del Jobs Act del lavoro autonomo, che poi però non ha, a parte essere assolutamente parziale, assolutamente insufficiente, non ha avuto alcun seguito, salvo per una istituzione di un tavolo mai avviato per lo studio del lavoro autonomo, che oggi noi come sindacato forense chiediamo a gran voce al governo di riattivare, e salvo poi la CGIL che aveva scritto lo Statuto Universale dei Lavoratori, che nell'intendimento del sindacato doveva riguardare anche i lavoratori autonomi, ma anche quello è rimasto lettera morta. Ora qual è il problema? Il problema abbandonare il tema e il terreno di questo tipo di lavoro sempre più esteso nel Sud da parte della sinistra apre, spalanca porte immense ad una destra che è nazionalista, identitaria, datoriale in qualche modo, ma che si presenta come l'unico difensore di quelli che sono lavoratori che al contrario hanno bisogno di sostegno proprio nella crisi del Sud e poi nella crisi epidemiologica a cui abbiamo appena assistito e che stiamo ancora attraversando. Ancora oggi la destra si presenta come unico soggetto che guarda a questi lavoratori che non sono casta, o meglio, che sono divisi in due parti, in cui la parte castale, la parte ricca, la parte affluente è assolutamente residuale rispetto ad un mare magnum di persone che non hanno sostegno di nessun genere.
quale sarebbe oggi la necessità, quale sarebbe oggi la proposta da farsi, quale sarebbe oggi la presa di coscienza da darci tutti quanti insieme. Sarebbe quella di riconoscere che esiste una categoria di cittadini e di lavoratori sostanzialmente abbandonati a se stessi e spesso alla povertà. Parlo per i lavoratori di cui mi interesso io più da vicino, che sono gli avvocati. Questo a tanti ancora oggi, ed è impressionante, appare essere come dire, un momento di lagna inutile e di falsità, perché viene considerato una categoria di soggetti affluenti. Invece no, nell'avvocatura si nascondono sacche di povertà infinite, si nascondono sacche di povertà di lavoratori che pagano per lavorare ma che non riescono ad arrivare a fine mese, e lo stesso capita nelle altre professioni ordiniste. E quindi bisognerebbe, e la sinistra dovrebbe oggi farlo, riconoscere che esistono luoghi del lavoro in cui non esistono ancora, e bisognerebbe crearle, vertenzialità, in cui non esistono, non esistendo contrapposizione con dei datori di lavoro, bisogna capire come questo tipo di lavoratori debbano essere sostenuti nell'ambito di una vita che con la crisi economica, con la crisi del Sud, non può procedere nei modi in cui sappiamo. A questo punto riconosciamo tutti quanti insieme che il Sud è pieno di partite IVA, vere o false che siano, di soggetti poco sindacalizzabili e a rischio di essere trascinati da un canto delle sirene di destra, trascinate verso parte imprenditoriale. Immaginiamo insieme come queste persone debbano essere sostenute. Noi abbiamo una nostra proposta, abbiamo una nostra idea, che è quella, ed è soltanto quella, al di là dell'estensione del welfare, al di là dell'estensione di tutti i sostegni ai lavoratori e alle lavoratrici, anche madri soprattutto, in gravissima difficoltà, e non bastano le politiche che sono state immaginate in questo periodo, per esempio dai vari decreti emergenziali, del bonus mensile eccezionale, ma tanto. Ma questo non serve e questo non basta. Servirebbe invece immaginare un sostegno al reddito costante per le persone, per i lavoratori che col proprio reddito non riescono a vivere in maniera dignitosa, e quindi un reddito di esistenza universale, che credo sia una proposta che in questo laboratorio debba essere assolutamente portata avanti. Con questo termino e lascio di nuovo la parola a Roberto. Grazie, grazie veramente. È un tema che sicuramente, diciamo, come sinistra dobbiamo farci carico, perché è un sistema economico che ha trasformato quello che si chiama la proletarizzazione anche degli stati medi, quindi è una cosa su cui ragionare. E volevo chiedere adesso a Fortunato Maria Cacciatore, diciamo di darci il suo di punto di vista e di aumentare, diciamo, il racconto, diciamo, l'estensione di questo racconto di questo meridione. Prego, Fortunato. Sì, mi ascoltate, mi vedete? Perfettamente. Sì, allora ringrazio anzitutto Roberto, Loredana, gli altri ospiti, il laboratorio Transform, insomma, che hanno pensato a me anche per questo incontro. Io ho seguito anche altri incontri in Italia meridionale, sono molto contento di poter intervenire. Anche io procederò piuttosto rapidamente, facendo tesoro però di quello che ho ascoltato finora, gli interventi di Rosa Rinaldi, di Antonio Mazzeo, di Valentina. Anche perché penso che poi fra tutte queste istanze e tutte queste rivendicazioni sia necessario trovare un'articolazione. Io insomma parlerò di università, però insomma subito provando ad allontanare
dal mio intervento qualsiasi tentazione di corporativismo, tentando di far capire subito come il problema dell'università, chiaramente unito a quello della scuola, dell'istruzione in generale, sia un problema centrale per il futuro di questo paese, in particolare per il futuro delle nostre anche le iniziative politiche. Ora, all'inizio di questo secolo, nell'aprile del 2000, Lucio Magri, che mi piace sempre citare in queste occasioni, scriveva che la trasformazione della scuola oggi è la madre di tutte le riforme, e parlava appunto di una scuola di massa che ovunque, in ogni sua forma, vive in una crisi profonda. Purtroppo le cose sono andate come diceva Lucio Magri, ma al contrario rispetto alle sue aspettative, alle sue attese, perché in effetti una trasformazione radicale della scuola e dell'università pubbliche c'è stata, nel senso appunto che abbiamo ascoltato rappresentare anche da Antonio Mazzeo nel suo intervento. Ora, durante le fasi più dure della quarantena si è ripetuto fino alla noia che nulla sarebbe stato come prima, lo diceva anche Roberto Musacchio, che nulla avrebbe dovuto essere come prima, e che questo shock esogeno, come si direbbe in termini più o meno tecnici, avrebbe evidenziato la crisi endogena del nostro sistema economico. Tanto è vero che questa è una crisi in cui è molto difficile distinguere ciò che viene da fuori, appunto il virus, e ciò che invece già covava da tempo all'interno del nostro sistema economico, sociale e politico in recessione e stagnazione ormai da tempo. Una crisi che è stata crisi, o che ha evidenziato la crisi del nostro sistema di welfare, e il fallimento ormai conclamato, perché non c'è più da verificare più di tanto, delle politiche di privatizzazione che hanno destabilizzato sanità pubblica e in pubblica anzitutto. Eppure, come si riconosce, almeno retoricamente, o come si può negare soltanto in cattiva fede, è stato proprio questo sistema pubblico, con tutti i suoi limiti, a limitare i danni già perpetrati prima della pandemia al diritto alla salute e al diritto allo studio. Eppure, nonostante si dica questo e nonostante apparentemente si riconosca questo, le egemonie culturali, come diceva Gramsci, che è già stato citato, una volta impiantate non si mettono in discussione da un momento all'altro, dalla sera alla mattina, hanno una certa durata molto difficile da scalzare. E dunque, nonostante tutte le apologie degli eroi dei lavoratori del pubblico, nonostante l'esaltazione del valore dell'istruzione pubblica, pare ritornare e quale tutto l'armamentario egemonico liberista, e quell'egemonia che è ancora fatta di elementi appunto sia di dominio sia di elementi di consenso, come diceva appunto Gramsci. E attenzione, il liberismo di cui parliamo, soprattutto quello nostrano, è un liberismo che ha bisogno dell'intervento del Stato per essere efficace. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quella cultura che pervade, per esempio, il piano Colao. Dico molto velocemente, non posso fare chiaramente un'analisi dettagliata di questo piano, che non è vincolante, che pare essere stato accantonato almeno per il momento, ma che è sintomatico, insomma, di una cultura che domina, insomma, questo governo come ha dominato qualsiasi altro governo, e questo governo è dominato, insomma, da questa egemonia culturale, e sarebbe dominato da questa egemonia culturale volente nolente. Insomma, ci sono determinati rapporti di forza anche all'interno dello Stato che rendono un governo incapace di reagire pure se lo volesse. Certo, poi se si mette un ex numero uno di Vodafone, insomma, a capo di un task force che deve
appunto pensare al futuro dell'Italia non ci si può aspettare cose molto diverse. Il dogma pare essere sempre il medesimo, o uno dei dogmi insomma che si ripetono è questo, e cioè la disoccupazione giovanile causata dal mancato incontro fra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta proveniente dai potenziali lavoratori, nel nostro caso appunto dei laureati. Dunque, qual è la soluzione? Anche questa reiterata è la necessità di ristrutturare i sistemi formativi, scuole e università, per renderli funzionali alla produzione di forza lavoro occupata. Come se nulla avesse a che fare con questo, con questa situazione, la ritirata dello Stato dal settore pubblico e della formazione, oltre che della sanità, che invece è una delle cause principali della lunga recessione italiana, aggiunta all'incapacità della gran parte delle imprese di produrre innovazione. Una storia che chiaramente inizia negli anni Ottanta, non inizia ora. E come se nulla avesse a che fare con questa situazione, come se nulla c'entrasse, il processo di dequalificazione progressiva della forza lavoro. Lavoratori quindi con bassi livelli di istruzione destinati come di norma a salari inferiori. Perciò uno degli obiettivi fondamentali, così come è disegnato il piano per l'università nel piano Colao, è ancora una volta colmare lo scarto tra la cosiddetta offerta formativa dell'università e la cosiddetta domanda del tessuto produttivo. Dunque, soluzione o proposta di soluzione: professionalizzazione, specializzazione, territorializzazione dei corsi di laurea, con percorsi formativi intesi come una sorta di addestramento al mercato del lavoro. Ritorna quindi la promozione dei poli d'eccellenza universitari, chiaramente pochi e tutti quanti situati nel settentrione del nostro paese, percorsi di specializzazione per le università secondo interessi e logiche da azienda privata, tutto chiaramente a danno, ancora una volta, degli atenei medio piccoli e grandi, con la solita insomma distribuzione dei fondi in senso premiale e non perequativo. Quindi chi è povero resta povero e diventa più povero, chi è ricco si arricchisce sempre di più e scala le fantomatiche classifiche delle università italiane e nel mondo. Quindi un progetto di disarticolazione, perché faccio chiaramente appunto questo discorso? Perché mi pare che questo processo di disarticolazione dell'università, della scuola, della ricerca, dell'istruzione in generale, per renderla più flessibile alle necessità del mercato, si inquadri perfettamente nel progetto di autonomia differenziata attraverso il quale si vuole disarticolare il nostro paese e soprattutto l'universalità dei diritti civili, politici e sociali. E quindi il privilegio, soprattutto attraverso la professionalizzazione e la specializzazione, di risultati di brevissimo periodo, rendendo sempre più asfittica la ricerca, che ha bisogno invece di altri interventi finanziari e di altri tempi. E quindi è un piano la cui realtà, così la definiscono, è commisurata a quella dell'impresa, e di un'impresa spesso immaginaria. Penso alla Calabria, dove lavoro e insegno, dove appunto c'è il numero più elevato di impiegati, soprattutto spesso laureati nei call center, per esempio. Questo per il tessuto produttivo calabrese. Quindi fisso lo scenario, fissa la realtà che è commisurata a quella di un'impresa spesso immaginaria, flessibili invece coloro che vivono e lavorano appunto nelle scuole e nelle università. Vado verso la conclusione. In questa stessa direzione va il decreto legge sulla semplificazione, con un intervento, perché queste cose spesso passano sotto silenzio, non sono viste, non sono notate, non sono rimarcate, perché scuole e università in questo paese sono di
diventate accessorie e quindi appunto non costituiscono problema politico, e proprio per questo motivo diventano, come diceva Antonio Mazzeo, laboratorio per le ristrutturazioni del capitale e anche del nostro capitale straccione italiano. In questa stessa direzione, dicevo, va non a caso appunto un intervento sull'ordinamento universitario. Mi riferisco in particolare, per chi volesse approfondire, al secondo capo, cioè intitolato Semplificazioni concernenti l'organizzazione universitaria, appartenente al titolo secondo, che è Semplificazioni procedimentali e responsabilità. E dunque in questo progetto c'è addirittura il rilancio della cosiddetta bozza Valditara e tutto sommato la legge, il rilancio, la riaffermazione, il rilancio e se possibile il peggioramento della legge 240 del 2010. Questa è appunto la situazione. Come si diceva anche prima, altro che non torneremo più alla normalità, non torneremo a prima, come scuola e università dimostrano, si va invece in tutt'altra direzione, che è la direzione solita. Io devo accogliere anche diciamo l'appunto giusto che faceva Antonio Mazzeo al modo in cui l'università nel suo complesso, a parte minoranze, a parte individui, sono state totalmente supine, passive di fronte appunto alla trasformazione dell'università e della scuola pubbliche dagli anni 90 in poi. Dico questo perché è necessario che nei luoghi di lavoro, nei luoghi del lavoro precario, nei luoghi del lavoro gratis, perché l'università è diventata serbatoio anche di lavoro, oltre che precario, anche di lavoro gratis, sarà difficile insomma resistere alle politiche di Confindustria, perché si tratta appunto di politiche, non si tratta appunto di interventi neutrali e tecnici come vogliono farci credere. Confindustria, insomma i settori vicini a Confindustria, fanno apertamente politica e fanno mediaticamente politica. Vediamo tutti gli attacchi vergognosi al pubblico impiego che sono stati ripetuti appunto in questi giorni insomma dai media mainstream, insomma con gli interventi dei vari lacchè insomma di questo sistema mediatico. Penso all'intervento, ne faccio un solo esempio perché mi sta particolarmente antipatico, Massimo Gramellini per esempio, condito appunto tutto questo tam tam appunto dall'intervento ultimo di un esponente mica della Lega, mica di Forza Italia, ma del Partito Democratico, che è il sindaco di Milano, come si ricordava prima. Sì, finisco soltanto dicendo, un po' in maniera insomma abrupta, improvvisa, che c'è urgenza di politica, come diceva Roberto Musacchio, e cioè mobilitazione sì, ma organizzazione, e cioè bisogna davvero, dal mio punto di vista, mi permetto di dirlo, fare un salto di qualità, abbandonare le piccole appartenenze senza rimuovere la storia di nessuno e di niente, ma andando in direzione insomma di una unificazione politica e di rappresentanza appunto delle istanze che stiamo presentando in questi incontri. Io penserei anche, scusate, lo dico velocemente, all'organizzazione di qualcosa come degli stati popolari del sud, insomma come è stato fatto nei giorni scorsi a livello nazionale, trovare i modi appunto in cui le mobilitazioni sociali possano trovare articolazione e rappresentanza politica. Io penso che questo ci spetti e sia sempre più urgente. Grazie. Grazie, Renato. Ora diamo la parola ad Alessandro Cannavale, un giovane scrittore pugliese, tra l'altro animatore, a proposito delle lotte nell'Italia del Mezzogiorno, di un comitato di pendolari che mette un po' al centro anche in Puglia quello che è il problema dei trasporti, un problema possiamo dire comune ad ogni realtà del Mezzogiorno d'Italia. Basta pensare che quella che viene definita un'opera importante come l'alta velocità si ferma a Salerno, e dopo Salerno, facciamo un esempio di cui ci parlava
la compagna Francesca Pesce, per un avvocato che deve andare da Catanzaro a Roma bisogna assolutamente partire il giorno prima per essere nel tribunale romano il giorno dell'udienza. Ma questo è un caso, come ce ne sono tanti altri, nonostante poi c'è chi ci viene a dire che il problema vero per risolvere i trasporti nel Mezzogiorno d'Italia e costruire il ponte di Messina. Detto questo, Alessandro, io passerei la parola a te e invito a prepararsi Francesco Brigati, operaio FIOM dell'Ilva di Taranto. Buongiorno e grazie per la possibilità di esprimere oggi questa testimonianza, di raccontare questa testimonianza. Cercherò di essere il più breve possibile per rientrare nei tempi offerti. Sì, il punto di partenza di questo mio breve intervento è appunto quello di raccontarvi un po' nel quadro che in parte state già definendo quella che può essere una modalità di approccio ai problemi del nostro sud in particolare. Abbiamo un problema. Come? Alessandro, avevamo un problema di collegamento. Purtroppo temo che la mia connessione non sia efficacissima. Mi sentite ora? Ora sì, vai avanti, sì. Comunque, il punto di partenza è partecipare per superare la sclerotizzazione dei luoghi comuni sul sud. E il comitato nacque tre anni fa, nell'ambito di una protesta contro un per noi ingiustificato aumento tariffario da parte di Trenitalia Long Haul, cioè lungo raggio, quella delle frecce, per intenderci. E fu una protesta che fu ascoltata soprattutto dai media locali, sia televisivi che la stampa su carta e online, e fu una protesta vinta. Da quel momento in poi c'era stata una grossa petizione, ci eravamo dati molto da fare. Da quel momento in poi è nato questo che noi chiamiamo comitato, in realtà è un grosso gruppo WhatsApp e un gruppo Facebook, quindi abbiamo utilizzato i media a nostra disposizione, i social media in particolare, per fare partecipazione. E la logica, poi ho scoperto, era una logica auspicata già ai tempi di Corrado Alvaro, quando in un treno per il sud, ripubblicato recentemente, sosteneva che fosse opportuno che i meridionali si dessero un po' da fare, che prendessero coscienza dei problemi. E quello che vi posso raccontare è che aggregare e riportare le istanze semplicemente presso i canali opportuni, che sono quelli degli interlocutori istituzionali come Trenitalia stessa, Trenitalia regionale, perché poi l'attuale assetto tra virgolette federale ha previsto questa situazione di Trenitalia bicipite, no? Cioè quella nazionale che è un po' più attinente, un po' più legata alle logiche di mercato, quella del lungo raggio, e quella regionale che mantiene un'ottica di servizio pubblico e che dobbiamo in qualche maniera anche difendere, dobbiamo cercare anzi di tutelare, perché quando si può dialogare in termini di servizio pubblico, il servizio pubblico si può ancora intendere come un bene comune, ma quando il servizio di trasporto diventa soggiacente alle logiche di mercato, anche se si ha un grosso comitato ci si può sentir rispondere, abbiamo il mercato che domina, abbiamo da rispondere a delle questioni di carattere tariffario, di utile. Ora voglio anche sottolineare l'importanza dell'aspetto umano di questo comitato pendolari, perché la possibilità di creare, laddove nel viaggio c'è soltanto questa attesa, no? Dell'attesa del treno, l'attesa dell'arrivo, e quindi questo tempo sospeso un po' inutile che Valerio Magrelli nel suo La vice vita descrive come una vicaria dell'attesa pure e semplice. Bene, noi l'abbiamo trasformato in un momento di creazione delle comunità, di piccole comunità provvisorie in cui ci si confronta trasversalmente a livello sociale, a livello culturale. È una cosa molto, secondo me, molto molto utile, molto interessante. Bene,
siamo passati dalla protesta alla proposta, cioè in ambito regionale almeno ormai veniamo sistematicamente ascoltati per presentare delle istanze da parte della comunità pendolare pugliese, che comunque una comunità che cresce nel tempo, perché inevitabilmente ci si ritrova ad avere lavori precari e inevitabilmente ci si ritrova ad avere attività lavorative sempre più distanti dal proprio domicilio, dalla propria residenza. E questo comporta la necessità di spostarsi, spero sempre più, il più possibile, con mezzi di trasporto pubblici, come il treno, che peraltro è il mezzo di trasporto dal punto di vista ambientale più compatibile, quello che diciamo comporta la minor quantità di emissioni anche di CO2 equivalente. Ora, noi siamo stati anche presenti nei momenti critici, per esempio l'anno scorso, quando c'è stata una stagione turistica inaspettatamente corposa in Puglia, ma anche nel periodo della Covid e anche prima, abbiamo presentato dei documenti con delle proposte che partivano da una discussione della nostra comunità pendolare, quindi dalla base dell'utenza. Perché vi sto raccontando questo? Perché mi sono convinto con questa esperienza che chiaramente non cambierà il mondo e forse nemmeno tanto le condizioni dei pendolari del sud, però mi sono reso conto del fatto, e ci siamo resi conto come comitato, che sia necessario coinvolgere nella partecipazione. Quindi partire giorno per giorno con un coinvolgimento dal basso, passatemi questo termine brutto, però mi ci metto anch'io in questo coinvolgimento dal basso, perché se non si attiva il dialogo si mantiene una situazione in cui la gente sia convinta, andando ad aggredire magari un politico di turno, un assessore sulla sua pagina Facebook, di aver fatto partecipazione. Cioè io dico a qualcuno di voi a Natale, Cucurese, vado sulla sua pagina e dico: per me sei inefficace, sei incapace, non spieghi bene la questione del Sud, firmo talvolta lo fanno dei personaggi che non hanno nemmeno nome e cognome su social network, bene, mi convinco del fatto di aver partecipato. In realtà ho solo impiegato del tempo abbastanza inutilmente. Si attiverà un confronto in cui qualcuno difenderà Natale, qualcuno mi sosterrà, si annulleranno le componenti vettoriali, alla fine ho lo zero assoluto, cioè non si è mosso nulla. Se invece il confronto umano è quotidiano, è continuo, ci si convince sempre di più, in un maggior numero di persone, della possibilità di cambiare le cose. Diventa una piccola utopia del possibile, no? E quindi mi sembra di ricordare le parole di Alvaro, che pure non era molto buono nel descrivere la disattenzione e la disaffezione nei riguardi dei cittadini del sud, anche di quelli che viaggiano in treno. Ora, per arrivare a una conclusione, prima di essere sottoposto all'esposizione dei cartelli, vorrei dire una cosa molto importante. Il divario infrastrutturale è antico, cioè nel 1861 noi avevamo in esercizio nel centro-nord 14,5 chilometri di binari ogni 1000 chilometri quadri di territorio, al sud avevamo ancora la rete di pochi chilometri. Con alterne vicende, diciamo fino al fascismo, poi subito dopo, c'è stato un investimento infrastrutturale nella ferrovia del sud. Qualcuno ricordava, come Michelangelo Borrillo, che a Foggia c'è stata la prima elettrificata, quindi ci sono stati anche dei momenti in cui si è tentato di colmare il divario, forse anche per ragioni militari, di trasporto di cose, persone e magari truppe, ma sta di fatto che dalla Seconda Guerra Mondiale in poi si è avuto di nuovo un grosso accrescimento del divario infrastrutturale. Secondo Borrillo è un divario in realtà non solo nord-sud, ma anche est-ovest, perché la dorsale adriatica è molto meno servita dal punto di vista dell'alta velocità che citavi prima rispetto alla tirrenica, forse banalmente perché collega le grandi città, quella tirrenica, fino a Salerno. Però il punto è questo: bisogna invertire almeno due logiche e bisogna farlo il prima possibile. La prima, la logica secondo cui continua a investire dove le città sono ricche, dove c'è domanda di treni,
e quindi investo sempre più lì, come anche Marco Esposito pochi giorni fa ha evidenziato anche, forse pare per i nuovi investimenti sulle ferrovie. Cioè continuo a investire praticamente nel centro nord o sulla dorsale tirrenica, perché lì c'è più domanda, quindi secondo una logica di mercato, sbagliato, perché i rapporti pendolari di Legambiente dimostrano che anche al sud, dove si va a investire in ferrovie, in nuovi servizi, c'è più domanda. Quindi se non creo la domanda, come faccio ad avere più servizi e più fruizione? Se invece la gente è pervasa dalla logica che i treni al sud arrivino in ritardo e che siano sempre troppo pochi? Quindi in questo la politica del sud dovrebbe farsi sentire un po' di più. I politici e i governatori del sud dovrebbero far sentire questa esigenza dei pendolari meridionali. Non è piagnisteo, sono numeri che evidenziano un divario gravissimo che persiste. E infine, la più importante, che è quella, diciamo, costituzionale, se c'è un divario di questo tipo e si continua ad accettarlo, stiamo tutti disattendendo la logica del dettato costituzionale, di cui siamo al momento depositari, perché siamo i cittadini votanti e senzienti in questo momento. Ebbene, la Costituzione dice che dovremmo fruire tutti di degli stessi diritti, degli stessi livelli di prestazioni, secondo le logiche federali, diciamo un po' claudicanti, che sono state create in Italia, come ricordava Natale. Se non lo facciamo, siamo anche noi responsabili di quello che sta accadendo. Ecco perché vi ho riportato l'esperienza del Comitato Pendolari. Se ci si mette insieme, si creano dei gruppi di aggregazione intorno a dei problemi piccoli inizialmente, ma sempre crescenti per raggio d'azione, forse si può invertire la rotta. Ci vorrà molto tempo, però forse si può fare qualcosa di concreto. Grazie. Allora, dicevamo prima, la parola ora a Francesco Brigati, FIOM nazionale operaio dell'Ilva di Taranto. Solo che Francesco non riesco. Sì, sto andando a vedere. Un'ora. Mi sa che ci è caduto. Vabbè, allora facciamo in questo modo, nel frattempo che ci sono, sta scrivendo ci sono, ma noi non ti vediamo. Dovresti attivare il video, Francesco. No, risulta fra i partecipanti e non fra quelli che... fra gli spettatori risulta, dovete portarlo tra i partecipanti. Ok, grazie Roberto. A questo punto, nel frattempo che noi risolviamo questa questione anche tecnica, campo lungo, sono alcuni che risultano spettatori. Ok, perfetto, noi risolviamo questa cosa. Nel frattempo io darei la parola a Marina Boscaino, che doveva intervenire dopo Francesco Brigati, del Comitato Nazionale contro ogni autonomia differenziata. Sì, allora, grazie prima di tutto per l'invito e perdonatemi che dovrò fare una cosa che non faccio mai, cioè entrata in ritardo e uscirò in anticipo, perché siamo alle prese con tutte le problematiche che riguardano la ripresa futura a settembre. La situazione delle scuole è drammatica perché, come forse avete visto dal piano scuola, le scuole sono state lasciate in una condizione di totale solitudine ed abbandono, con una mossa che tra l'altro si inserisce perfettamente nella, dico l'orrida parola, narrazione degli ultimi 25 anni, cioè dall'autonomia scolastica in poi. Ecco a che cosa serve l'autonomia, può anche servire l'autonomia dopo aver distrutto sostanzialmente la funzione costituzionale della scuola. Ecco che le scuole vengono abbandonate alla ricerca di locali, alla determinazione di condizioni di sicurezza, che tra l'altro passano attraverso dei termini che sono sempre più laschi. Quindi prima inizialmente si parlava di un distanziamento di 4 metri, adesso
e anche qui dico l'orrida parola contenuta nel piano, tra rima buccale e rima buccale deve passare solo un metro, il che vuol dire sostanzialmente che le scuole hanno acquisito più autonomia, ma che di fatto le condizioni di sicurezza saranno quelle delle classi pollaio. Non cambia nulla, ma la zampata ideologica è che si potrà continuare con la didattica online e quindi destrutturando ancora di più la funzione della scuola della Repubblica. Dico solo parallelamente al discorso che state facendo, che abbiamo fondato un coordinamento per la salvaguardia ed il rilancio della scuola pubblica, con un manifesto che è stato già sottoscritto da tantissime persone, e cercando per il momento di lavorare istituto per istituto sulla dimensione delle delibere collegiali, appunto, per il rientro nella scuola. Ma veniamo invece a quello che è il tema di questo vostro incontro e del mio intervento. Il nostro comitato si chiama Per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l'unità della Repubblica e la rimozione delle diseguaglianze. Guardate che è un nome lungo, ma di fatto dice un sacco di cose piuttosto significative. E per capire che cosa voglia dire non dire semplicemente no al ritiro di ogni autonomia differenziata, basta leggere le insidie che questo provvedimento sta continuando a portare avanti, nonostante Gallera, nonostante Fontana, nonostante l'incapacità, o forse grazie all'incapacità dimostrata dallo Stato durante l'emergenza Covid di svolgere la propria funzione istituzionale. Basta leggere, dicevo, un'intervista che è stata fatta il 6 luglio a Bonaccini da Libero. Bonaccini, nero su bianco, non so se ne avete già parlato, ma è stata una cosa letteralmente inquietante: il Sud ora aspetti, il Nord deve ripartire subito. Cioè Bonaccini, attraverso lo strumento delle famose preintese, che sono tuttora vigili e vigenti e delle quali noi chiediamo immediatamente la cancellazione, lo stralcio, perché credo che da questo punto di vista la nostra prima azione dovrebbe essere proprio questa, cioè distruggere quelle intese tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e governo, preintese siglate da Gentiloni, quindi in una sorta di continuità tra governo Gentiloni, governo giallo-verde e governo giallo-rosa. Ecco che Bonaccini parla chiaramente proprio del residuo fiscale, parla dell'ingiustizia che questo residuo fiscale non venga attribuito direttamente alle regioni meritevoli, alle regioni che hanno in qualche modo partecipato nella maniera più significativa e più attiva e stanno partecipando al rilancio dell'Italia, quelle regioni che in qualche modo sono le regioni destinate a saldarsi strettamente e in maniera incontrovertibile alla locomotiva del Nord, per lasciare poi il Sud, magari insieme a quelle periodiche manciate, molto più che manciate, di migranti che affogano nel Mediterraneo, alla deriva. E quindi dice: perché Bonaccini lasciare la parte del paese che produce la metà del PIL e che ha bisogno di rispondere, per distrarci e pensare al Sud? Leggetevela, perché è una cosa sinceramente inquietante. Dunque chi mi ha preceduto parlava proprio dell'articolo 3, cioè il dispositivo del principio di uguaglianza. Il dispositivo riguarda tutte le principali materie che concernono la nostra vita quotidiana. Il dispositivo interesserebbe il sistema di istruzione, interesserebbe la sicurezza sul lavoro, interesserebbe le infrastrutture, l'ambiente, la sanità, i beni culturali, la ricerca, su tutte e su altre materie, perché le materie sono 23 sulle quali queste regioni, tra virgolette, virtuose esigono di poter esercitare potestà legislativa senza alcun intervento dello Stato. Ecco, su tutte queste 23 materie noi potremmo avere la configurazione di 20
gestioni differenti. 20 gestioni differenti con una scuola emiliana e una scuola calabrese, scuola e università naturalmente intendo, perché anche la ricerca e l'università sono coinvolte, ne stava parlando Fortunato prima, diverse infrastrutture, ricordiamoci che so, quello diceva prima, non ricordo chi, ma insomma chi mi ha preceduto, appunto la TAV che si interrompe, anzi le linee ad alta velocità che si interrompono a Salerno, ma a Corato possono morire tranquillamente un po' di pendolari in una tranquilla mattinata estiva, perché la linea è ancora a binario unico, insomma è un processo di devastazione intenzionale che in qualche modo tende intenzionalmente, ancora lo ripeto, ad amplificare la divaricazione tra nord e sud. Guardate, io sono stata inizialmente, Loredana lo sa, perplessa a raccontare questa battaglia contro l'autonomia differenziata come una sorta di contrapposizione nord e sud, perché io ritengo che l'autonomia differenziata colpirà anche in maniera prepotente e potente le regioni del nord. Basti pensare alla diversa produttività, per esempio, che ne so, della zona di Rovigo o della zona di Ravenna rispetto alla zona di Padova o la zona di Bologna, eccetera. Quindi questo, e soprattutto perché l'autonomia differenziata non ha limite, nel senso che ora noi chiediamo l'autonomia legislativa delle regioni, anzi loro la chiedono, su quelle materie, forse in un sistema di accentramento sempre maggiore rispetto agli enti locali delle facoltà, che invece dovrebbero essere garantite nella maniera identica per tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, arriveremo alla rivendicazione da parte delle città metropolitane o forse ancora dei municipi, se pensiamo a Roma, alla grandezza a Roma dei municipi che raggiungono la numerosità di alcune province italiane. Cioè, secondo me, a questa deriva autonomista non v'è alcun tipo di freno, alcun tipo di inibizione. Perché? E arrivo al dunque. Perché significa privatizzazione? Perché è uno degli strumenti attraverso i quali il capitalismo selvaggio, lo dico proprio senza se e senza ma, in questa maniera forse un po' retro, ma tuttavia io non sono per il modernismo, io penso che la Costituzione sia una carta sacra e che in essa sono contenuti i principi fondamentali che rappresentano i diritti e i doveri di tutti i cittadini di questo paese, di quelli del sud come di quelli del nord, sta portando avanti, sta sferrando. E allora noi che cosa dobbiamo fare, secondo me, oltre, per quanto mi ci riguarda, lo posso dire tranquillamente perché abbiamo portato avanti questa battaglia con molta convinzione e proprio declinandola sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 2 che invita, anzi impone, il principio di solidarietà, e cioè la necessità di sanare le sperequazioni territoriali attraverso il gettito fiscale della collettività, che è un elemento che invece, come dicevo, Bonaccini rivendica, scrive a premio della virtuosità della propria regione, così come l'hanno fatto Zaia e l'ha fatto Fontana attraverso quelle preintese. Ebbene, io credo che noi dobbiamo tentare, quantomeno, oltre che lavorare in maniera indefessa, cercando di creare sì quelle connessioni di cui abbiamo parlato tante volte, cercando di creare, come diceva ancora chi mi ha preceduto, un coinvolgimento sempre più capillare delle persone, capire prima di tutto che quello che è successo con il Covid non è stato un semplice ed inevitabile incidente di percorso. Perché? Perché il capitalismo oggi agisce e ha agito anche in osservanza dei trattati dell'Unione Europea ed è il principale ispiratore della visione
egoistica e proprietaria di quella visione antisolidaristica, antiegualitaria che muove le regioni appunto a rivendicare autonomia differenziata su 23 materie della nostra vita quotidiana. Quindi io credo che un filo diretto leghi quello che è accaduto in questi mesi e quello che si è costruito nel prima, quindi non è un incidente di percorso. Quello che ci deve far capire, il capitalismo subordina tutto completamente alla logica del profitto e si affida al mercato, al sistema dei prezzi nell'allocazione delle risorse, si dimostra irragionevole e irrazionale, ma di questa irragionevolezza e di questa irrazionalità fa il suo vessillo, cioè affidare alla logica del mercato e del profitto le scelte produttive non porta ovviamente al soddisfacimento dei bisogni, neppure dei bisogni necessari. E in questa crisi infatti abbiamo visto che i mezzi sanitari essenziali come le mascherine, i respiratori, i guanti protettivi, per citare le condizioni più semplici, non erano sul mercato perché non erano considerate profittevoli. Per cui ritorno facendo un salto un po', come dire, fantasmagorico, ma in realtà la didattica in presenza, la relazione e la cura, la condizione di sapere significativo che solo attraverso il rapporto tra docente e discente si determina, ripeto, come sapere significativo, non viene considerato da questi signori profittevole, e quindi lo possiamo, in nome delle tecnologie, in nome della modernità, in nome di una logica smart e della velocità, togliere di mezzo o comunque inserirlo come strumento costitutivo della dimensione pedagogica. Non c'è stato nulla di didattica, non c'è stata nemmeno la distanza, quella che hanno chiamato didattica a distanza è stato solo un provvedimento di emergenza. Quindi il capitalismo vuole soddisfare la domanda immediatamente pagante, non i bisogni delle persone. È quindi per questo che noi dobbiamo cercare di interrompere, diciamo proprio, l'appropriazione da parte del capitalismo della narrazione di quello che sarà. Io credo che tutte quelle frasi retoriche, oscene, che noi abbiamo continuato a sentire, andrà tutto bene, diventeremo migliori, erano il dettato retorico di un portato di anti-egualitarismo, di antidemocrazia, che tra l'altro, se dovesse davvero andare in porto questo progressinare lo stato di emergenza, andrebbe ancora una volta ad incidere sulla dimensione democratica di questo paese, lo abbiamo visto con i DPCM e con la logica sempiterna da vent'anni in poi che ha trovato la sua punta di diamante in Renzi: non dovete disturbare il grande manovratore, facciamo noi, voi non c'entrate niente, il Parlamento, che tra l'altro sta per subire un vulnus terribile, deve essere esautorato. Il Covid passerà, non altrettanto passerà la tragedia in termini di diritti violati e la scia di devastante povertà con cui dovremmo fare i conti e con cui mi pare che il governo, se va in porto l'idea di, ripeto, di procrastinare, cercherà di fare i conti tentando di comprimere il più possibile il disagio sociale in termini proprio autoritativi. Appare quindi in questa cornice, e chiudo, ancora più paradossale che proprio il capitalismo stia tentando e abbia tentato e abbia in qualche modo governato il ritorno alla normalità, perché le classi capitalistiche che sono sostenute non sono contrastate dal governo e purtroppo, devo dire, non abbastanza efficacemente dai sindacati, e qui mi taccio sulle tante ambiguità che si sono determinate in questo momento, continuano, nonostante il disastro in cui siamo precipitati, a imporre la loro guida economica e politica, come fa chiaramente Carlo Bonomi per quanto riguarda la politica economica del nostro paese, come fa la Fondazione Agnelli o la Fondazione 3L per quanto riguarda la questione della scuola. Le due questioni
camminano parallelamente, è tempo di cambiare paradigma produttivo e relazionale. Bisogna cercare veramente di andare verso una società che risponda ai bisogni della delle persone, alla protezione dell'ambiente e dei bisogni sociali. Cosa, come e dove produrre sono delle decisioni che devono essere affidate a processi e istituzioni democratiche e collettive in grado di regolare le decisioni per i bisogni individuali e collettivi dell'enorme maggioranza e non di un numero di privilegiati che continuano, coronavirus o no, ad arricchirsi. Per questo, chiudo davvero, è necessario dire un no per il ritiro di ogni autonomia differenziata, perché quando anche la scuola, cosa che non avverrà, perché lo dicevano prima e non lo chiedono adesso, ma sapete perché? Perché se autonomia differenziata significa potere alle regioni, e potere alle regioni significa un'istanza, una mani libere alla privatizzazione, la scuola è un cespite troppo ricco, troppo succulento per lasciarlo andare. La scuola è una possibilità di controllo di 7 milioni, scusate, di 1 milione di lavoratori e di 7 milioni di studenti e famiglie. È una fonte di ricchezza sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della determinazione del pensiero unico. La scuola non verrà fatta salva dall'autonomia differenziata, ma quando anche la scuola si salverebbe, ciascuno di noi troverebbe comunque un attentato ai principi democratici ed egualitari che governano la nostra civiltà democratica se venisse regionalizzate le infrastrutture, se venisse regionalizzata la sanità definitivamente, se venisse regionalizzata l'ambiente. E allora per questo io credo che questa lotta sia imprescindibile. E di conseguenza, da quello che ho detto, io credo che sia imprescindibile. Io sono nata a Napoli, quindi diciamo anche un motivo così affettivo di appartenenza, perché mi sento molto più napoletana e romana che romana, nonostante io a Napoli ci sia praticamente solamente nata, ma tanti parenti là. Ecco, io credo che non ci possiamo esimere, non ci possiamo stancare. Guardate che noi veniamo almeno da 25 anni di lotte indefesse, ognuno nel suo settore, con tantissime sconfitte. Credo che forse l'unica vittoria che possiamo ascrivere, per quanto ci riguarda, è stata quella del 4 dicembre 2016, vittoria che del resto è stata rapidissimamente dilapidata. Allora io dico che allora noi dicemmo, ricordiamocelo sempre, abbiamo salvato la Costituzione, ora dobbiamo pretenderne con la concretizzazione. Ecco, io credo che sia venuto il momento proprio di far quello, di fare del principio di uguaglianza, del principio di solidarietà, del principio della dignità del lavoro, del principio del diritto alla salute garantito su tutto il territorio nazionale nello stesso modo. Pensate che cosa sarebbe accaduto se il coronavirus avesse diciamo con uno schiaffo definitivo alle sorti del fato eccetera eccetera, avesse colpito il sud con questa virulenza e non il nord, ci sarebbe stata un'ecatombe, parliamoci chiaramente. Però abbiamo anche capito una cosa, che anche quel nord regionalizzato già in parte nella sanità, il nord lombardo, quello dove dicevamo che c'era la sanità di eccellenza, abbiamo capito che è il nord che ha stanziato il 40% delle risorse della propria fiscalità alla sanità privata e che si sta attrezzando adesso, avendo visto che questo ha portato al collasso della medicina di prevenzione e della medicina territoriale, per far entrare anche in quei settori la privatizzazione. Autonomia differenziata vuol dire privatizzazione e vuol dire differenze, vuol dire istituzionalizzazione delle differenze, istituzionalizzazione di cittadini di serie A, B, Z, con diritti completamente diversi. Quindi non mi resta che augurare a tutti noi una capacità di resistenza
e anche di racconto significativo, di racconto responsabilizzante a tutte e tutti di questa situazione, perché chiudo davvero, e lo chiudo davvero, io davvero non riesco a capire come davanti a questa insidia che racconta tutto il nostro paese e che toglie a tutte e tutti i diritti fondamentali, non ci sia quella massa enorme di persone che a rigor di logica, essendone coinvolte, sia direttamente che indirettamente, dovrebbero stare in piazza dalla mattina alla sera per chiedere lo stralcio delle bozze d'intesa tra Zaia, Bonaccini e Fontana e il governo, e che invece vivono e purtroppo non lottano, ma lottano contro di noi. Grazie a tutti e scusatemi se devo andare via, ma veramente non mi capiterà mai più, giuro. Buon lavoro. Ciao Marina, grazie mille. Ora la parola la diamo a Francesco Campolongo. Francesco è un ricercatore. Fortunatamente vedo che ora c'è anche Francesco Brigati, però stavamo andando su Campolongo. Francesco, Calabria, Calabria, Puglia. Per me compagni di lotta, compagni di sempre, compagni della Rifondazione Comunista, due giovani che appartengono ad una generazione di lotta, la generazione dell'altro mondo possibile. Forse Campolongo tu sei ancora a Madrid, ti passo la parola da sud dell'Europa a sud dell'Europa. Ciao a tutti, no, sono tornato in Calabria, vi ringrazio. Sì, quindi chiamo proprio dal pieno sud, la Calabria già citata, non so se mi sentite, e io ringrazio Transform per l'invito e per il lavoro fatto, ringrazio Laboratorio Sud, e tra l'altro il dibattito odierno dimostra, diciamo, la necessità di declinare una nuova questione meridionale, tra l'altro inscritta in delle problematiche più complessive, dei nodi che dobbiamo provare ad affrontare per rispondere a quello che era il dilemma posto nell'ultimo intervento, cioè perché in una fase in cui potremmo dire la condizione oggettiva imporrebbe e favorirebbe la costruzione di un ampio movimento popolare contro una diseguaglianza inaccettabile, contro l'assenza di servizi sociali, gran parte della nuova composizione sociale non lotta assieme a noi, ma spesso e volentieri assume, diciamo, delle posizioni totalmente contrarie e fa blocco con i nostri nemici. Intanto gli interventi di prima mi sembrano importantissimi, mi sembra importantissimo risolvere il nodo della nuova composizione sociale, dei nuovi sconfitti della globalizzazione, di quelli che probabilmente una volta avrebbero fatto parte delle classi medie, sia come condizione materiale, come aspirazioni simboliche, che invece oggi fanno parte di un esercito di sconfitti della globalizzazione che dobbiamo riuscire ad articolare in un nuovo blocco storico. E nel meridione parliamo di piccole partite IVA, ma parliamo anche del sottoproletariato assieme ai lavoratori, di quei quartieri dove il sole e il buon Dio non dà i suoi raggi, in cui spesso e volentieri l'unica forma di welfare o di reddito lo può dare la malavita, e quindi è un'articolazione di un blocco sociale vasto che io penso può essere unito da alcune battaglie. Cosa comporti oggi essere all'interno di una transizione geopolitica internazionale, per le cose che diceva prima Antonio Mazzeo, e cosa può comportare questo per noi? Poi soprattutto a me sembra che il modello di sviluppo duale italiano, e qui, come dire, riprendo Roberto Musacchio nelle cose che ha detto e nelle cose che ha scritto ultimamente, non sia in realtà, come dire, un'eccezione, ma sia un paradigma costitutivo della stessa Europa. Se volessimo, intanto potremmo scrivere una sorta di piccolo manuale del discorso delle classi dirigenti. Quando arriva una crisi spiegano sempre che tutto cambierà. Ricordiamo nel 2008 Sarkozy che spiegava la necessità di moralizzare il capitalismo finanziario, si inizia sempre con la volontà diciamo manifestata, mai praticata, di cambiare le cose, per poi arrivare
alle solite ricette che sono in realtà un tuffo nel passato, parlano di modernità, ma amano una realtà che sia nuovamente quella precedente allo statuto dei lavoratori, in parte anche al ritorno alla servitù della gleba. E in questo l'Europa è un pezzo costitutivo di tutto questo. L'uscita dalla crisi programmata dalle elite europee italiane è un'uscita asimmetrica. Abbiamo uno scontro, il capitalismo è sempre uno sfruttamento, diciamo, tra classi, ma anche tra territori, tra periferie e centri della produzione. Abbiamo un'Europa, un centro Europa, un centro dell'Europa che ha mobilitato una serie di risorse inimmaginabili rispetto a quelle delle varie periferie dell'Europa, parlo del sud Europa o dell'est dell'Europa, e all'interno poi del sud dell'Europa, ci sono dei vari sud dell'Europa con dei territori come in Italia che mobilita una serie di risorse che alimentano rispetto agli altri una diseguaglianza oramai ritenuta intollerabile, che unisce in questa visione geografica di sfruttamento sia tra classi che geografiche le culture politiche dominanti, dalla destra alla sinistra, insomma, che un incapace come il sindaco di Milano, perché dovremmo ricordarlo costantemente, cioè il sindaco che nel pieno di una delle zone, dei territori più colpiti dal Covid in Europa, ostentava una maglietta "Milano non si ferma" al pari dei suoi colleghi leghisti, oggi sia un'icona della modernità e possa dire sempre all'interno di un'immagine cool e moderno che quello che serve è il ritorno alle gabbie salariali, lo dice lunga su cosa voglia dire non solo essere in una situazione oggettivamente difficile, ma come tutto questo poi sia costantemente filtrato dallo spartito unico neoliberista. Quindi io penso che il modello di dualità e di sviluppo asimmetrico tra territori e classi che caratterizza l'Europa, caratterizza anche oggi e rafforza il modello di dualità dello sviluppo italiano tra nord e sud, e noi dobbiamo provare a proporre una ricetta completamente diversa, tenendo conto della crisi che verrà e che potenzialmente rischia di essere ancora più grave di quella del 2008. E quindi, avendo, diciamo, poco da aggiungere sulle analisi che mi hanno preceduto e su quelle che verranno dopo di me da parte di chi la questione meridionale la conosce meglio di me, può offrire sicuramente molti più spunti, io provo un attimo a riflettere molto brevemente su quello che può essere però lo sbocco politico di questa nostra riflessione, perché il rischio che abbiamo è che stiamo producendo una serie di riflessioni anche durante la pandemia e di riflessioni, idee che però non hanno, in questa condizione di, potremmo dire, di una politica senza la sinistra, di un punto di vista in cui non esiste un punto di vista alternativo, queste rimangono solo come delle riflessioni interessanti ma tali, cioè come noi facciamo delle nostre riflessioni parole d'ordine che possano coinvolgere, organizzare soggetti, realtà, associazioni, comitati al meridione e che possano diventare una piattaforma programmatica alternativa, sia magari per delle esperienze territoriali e amministrative, sia per un programma di convergenza territoriale e uguaglianza territoriale, sia delle piattaforme di lotta. E in tutto questo al meridione non può che coincidere con una grande proposta di lavoro contro la disoccupazione, contro la precarietà, all'interno di questa sviluppare delle proposte che calino nel nostro contesto un'idea di transizione ecologica e sociale, ripeto, incarnata in questa fase dall'idea forte del lavoro e della lotta alla povertà in maniera determinante, arrogante, quasi contro l'arroganza di chi invece racconta un'altra storia, di un processo di redistribuzione radicale della ricchezza. Questo cosa potrebbe dire? Vorrebbe dire, a mio parere, riuscire a costruire un insieme di obiettivi e di idee che contemporaneamente possono costituire degli obiettivi di medio termine, realistici, concreti, piccole vittorie, che possano essere la base di programmi politici per esperienze municipaliste o territoriali, e dall'altra parte possano essere anche la piattaforma di lotta e di obiettivi per un nuovo movimento, diciamo,
di disoccupati meridionali, di precari meridionali, di persone che rivendicano anche la libertà di poter restare al meridione, perché un altro dei problemi è che il processo migratorio ha cambiato profondamente la composizione economica, sociale e politica. Chi rimane spesso e volentieri sono quelli che nella competizione economica costruita sono i più fragili, che quindi vivono di più l'insicurezza, la paura, che sono quelli quindi che rispondono di più alle sirene, diciamo, della narrazione nazionalista e della lotta fra poveri. E in questo io penso che noi possiamo provare a costruire una piattaforma, ripeto, di proposte che possa allo stesso tempo essere la base di esperienze amministrative, e quando parlo di questo voglio dire proposte anche concrete, realistiche, non solo di lunghissima durata, di come un piccolo amministratore territoriale possa in qualche modo costruire delle politiche che vanno in controtendenza, dentro e contro, diciamo, la struttura amministrativa attuale, che in gran parte è costruita per applicare misure neoliberiste, tagli e austerità, e dall'altra parte misure più ampio respiro su cui costruire lotte sociali, come è stato un po' nel dopoguerra. Il meridione è inimmaginabile pensare la sinistra nel meridione senza l'esperienza del movimento contadino, di quello che era, cioè la capacità di organizzare la composizione, il pezzo della composizione di classe, allora probabilmente più importante, maggioritario, e di come costruire parole d'ordine, sollecitazioni per ricostruire rapporti di forza diversi, magari soffermandoci anche su quelle che potrebbero essere le tendenze ambivalenti di alcune trasformazioni post-Covid. Cosa possa voler dire lo smart working, per esempio, nei nostri territori, sia in termini positivi che negativi? Cosa può voler dire il rafforzamento del commercio online per le nostre piccole comunità, per quell'altra categoria, cioè i piccoli, per esempio, commercianti che potrebbero essere spazzati via e che hanno una funzione anche comunitaria in un territorio in cui spesso e volentieri non sono, anche le metropoli hanno una composizione diversa, esclusa Napoli e Palermo, esistono delle città di medio calibro o piccolo calibro che hanno una composizione molto meno urbana e molto più ibrida al meridione. Quindi, ripeto, lo sbocco politico della nostra riflessione potrebbe essere un insieme di obiettivi e di proposte che possano alimentare sia un paradigma di amministrazione alternativo dato per obiettivi, sia una piattaforma di lotta per un nuovo movimento dei disoccupati o contro la precarietà, che metta al centro quello che alla fine, diciamo, dietro questo nome, dietro questo slogan, dietro questo tema, come quello del lavoro endemico al meridione, si possa nascondere un paradigma, quello di cui ci parlano le compagne femministe, il paradigma della cura, cioè un paradigma di un sistema economico che si prende cura della vita, cura dei territori, quindi elimina lo sfruttamento dell'uomo sui territori, sulla natura, e che pone, per esempio, il tema di uno Stato che si prende cura dei cittadini, che ricostruisce le condizioni per la riproduzione sociale, liberando dal carico del lavoro domestico le donne, perché la condizione delle donne al meridione è poi ancora più grave, quindi un altro effetto asimmetrico potenziato dal Covid, che però possa diventare una sorta di strumento di lotta e non solo un importante, fondamentale centro di riflessione per quello che è lo sviluppo sia della sinistra in Italia, ma sia, ripeto, della sinistra in Europa, perché la dualità dello sviluppo territoriale e geografico è un paradigma costitutivo di questo sistema sia in Europa e sia in Italia. Vi ringrazio ancora per l'invito e speriamo di rivederci molto presto dal vivo. Grazie Francesco, siamo costretti, diciamo, dal Covid a tenere queste distanze, anche tra di noi c'è una parete invisibile. Però penso che sia il ragionamento che facevi è tutto necessario e importante, e credo appunto l'impegno che ci siamo assunti facendo questo percorso come laboratorio deve arrivare appunto a quell'approdo che tu adesso ci prospettavi.
tanto più diciamo nell'emergenza del lavoro che adesso Brigati ci può raccontare del conflitto tra lavoro e salute che vive sulla propria pelle, ma che tutto il mezzogiorno mi sento di dire è chiamato a risolvere in qualche misura. Ciccio. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, mi soffermerò sulla questione meridionale dentro il conflitto che purtroppo viviamo da tempo, legato ovviamente alla questione ambientale e occupazionale di un territorio già fortemente provato e martoriato. È fondamentale, diciamo, la discussione che stiamo affrontando oggi per mettere insieme tutte le questioni che riguardano appunto il Mezzogiorno e tutte le questioni che durante il Covid hanno accelerato le difficoltà che ovviamente stiamo riscontrando oggi. E mi riferisco nella fattispecie a quello che è accaduto in questi anni, perché la storia è molto lunga sulla questione dell'Ilva, ma soprattutto mi soffermerò da quello che è accaduto dal sequestro preventivo degli impianti dell'area a caldo per disastro ambientale del 26 luglio del 2012 con la cacciata dei Riva e poi la fase del commissariamento e della vendita. Prima di arrivare a questo però c'è un elemento che ovviamente ha caratterizzato le politiche industriali nel Mezzogiorno, in quel periodo e il dopoguerra, agli anni diciamo che si arriva tra il 55 e gli anni 60, in cui diciamo si fanno delle cattedrali di fatto nel deserto, come appunto vedremo per quanto riguarda l'Ilva di Taranto, ma che avevano come elemento una condizione di povertà e di disoccupazione che c'era nel Mezzogiorno, e quindi quantomeno c'era una visione dal punto di vista occupazionale di redistribuzione del reddito e quindi la possibilità appunto di poter consentire in quelle zone di portare lavoro, lasciatemela passare così. E ovviamente oggi siamo in una condizione completamente differente. Quelle scelte sicuramente diciamo portavano verso una strada, quella appunto dell'occupazione del lavoro, ma poi c'era tutta la questione che ovviamente abbiamo incominciato a pagare dagli anni 70-80 in poi rispetto alla questione ambientale. Quindi quale migliore occasione di fronte ad una pandemia che ha colpito il tessuto produttivo dell'intero paese, dell'Europa, ma del mondo in generale, perché fondamentalmente non si è mai fermato il mondo, seppur diciamo in maniera differenziata, per due mesi o un mese e mezzo, quale migliore occasione per affrontare tematiche così importanti e finalmente riconnettere e non essere in pieno conflitto tra lavoro e ambiente come è successo in questi anni, e fare ovviamente un ragionamento di politica industriale e di investimenti che guardi appunto al futuro, non di qui a un anno come hanno fatto i precedenti governi, e abbiamo visto in che condizioni ci troviamo, ripeto, a distanza della vendita che è avvenuta il 6 settembre nel 2017, poi con le organizzazioni sindacali fu firmato un accordo il 6 settembre del 2018, a distanza di un anno è stato disatteso con quell'accordo dal punto di vista ambientale, occupazionale, degli investimenti. E allora il governo deve avere una capacità, e cioè quella di dire chiaramente, innanzitutto interloquire, cosa che non sta avvenendo, con le associazioni ambientaliste, con le istituzioni locali, con le rappresentanze dei lavoratori, come uscire da questa grave crisi che riguarda appunto il Mezzogiorno e Taranto rispetto a un problema che ormai, lo dicevo prima, subiamo da 8 anni senza che ci sia stato diciamo un cambiamento reale. Allora sono tutti elementi che ci devono consentire ovviamente ad avviare una discussione rispetto a cosa vogliamo fare del Mezzogiorno e rispetto a cosa vogliamo fare non solo, come aveva un senso magari 50 anni fa, porre al centro la questione del lavoro, ma porre al centro la questione del lavoro insieme alla questione ambientale e sanitaria. Noi come Fion Cigelio l'abbiamo detto anche nelle osservazioni che abbiamo fatto sul piano ambientale del DPCM del 29 settembre del 2017, non eravamo assolutamente favorevoli a quel piano ambientale. Il problema è che ci hanno, tant'è che non c'è stata nemmeno la conferenza dei servizi, noi avevamo detto sin da subito che quel piano industriale, quel piano ambientale non andava bene, e trovavamo assurdo che in quel bando di vendita, ecco, quando dico che mancano le politiche industriali, è l'idea che il governo dovrebbe avere rispetto al proprio popolo, al proprio territorio, ed è mancato in questi anni, è valsa sempre la regola del profitto e di svendere al prima possibile
diciamo, dei beni, che ritengo così, necessari per il nostro paese, l'abbiamo visto anche durante il Covid. L'acciaio è o no necessario per il nostro paese? Io penso di sì. Lo abbiamo svenduto ad una multinazionale. E cosa ha fatto in quel bando di vendita il governo? Ha messo al centro l'offerta vincolante, diciamo garantendo il 51% sull'offerta vincolante, e quello che aveva procurato il famoso danno disastro ambientale fatto deriva per le questioni, diciamo, legate alla produzione e all'inquinamento, li hanno relegati al 15% il piano ambientale, al 15% il piano industriale e il 15% il piano occupazionale. Capite bene che c'è una sproporzione rispetto a quelle che sono le necessità che invece andavano date dopo tanti anni di sofferenza verso un territorio fortemente provato e martoriato da anni di inquinamento. E abbiamo detto una cosa in quelle osservazioni sull'autorizzazione integrata ambientale come FIOM, che sono lì depositate, e che non si poteva continuare a produrre a quelle condizioni. Bisognava introdurre innovazioni tecnologiche, cosa che oggi propone il governo, ma non si capisce come, sempre con i soldi, perché quando ci sono da fare degli interventi c'è l'intervento pubblico, quando ci sono da mettere i soldi. Il problema è che adesso non sappiamo, uno, cosa succederà ai lavoratori, perché ArcelorMittal ha presentato il piano industriale con circa 3.000 esuberi. Due, dal punto di vista ambientale, se ci sono innovazioni tecnologiche che introducono forni elettrici e impianti di preriduzione, che quindi ci sia un mix cosiddetto ibrido tra il ciclo integrale attuale e le innovazioni tecnologiche con il gas. E tre, rispetto appunto a una cosa che stiamo chiedendo da tempo, e anche quando è venuto il presidente del Consiglio Conte in fabbrica, io personalmente come FIOM l'ho posto al Consiglio di fabbrica, dall'altro con i lavoratori e le altre organizzazioni sindacali, l'ho posto un punto. Siccome sul Covid non sapevo cosa sarebbe ovviamente accaduto, ma le ho chiesto una cosa: non deve decidere né la FIOM né il governo né nessun altro. Bisogna, e lo stiamo chiedendo da tempo, mettere in piedi un comitato scientifico che attraverso una valutazione di impatto sanitario preventivo ci dica che se c'è una produzione che produce inquinamento e sostanze cancerogene che danneggiano i lavoratori in primis e i cittadini e gli abitanti di quel territorio, non siamo disponibili a produrre acciaio a Taranto. O siamo disponibili ad una condizione ovviamente che non mette in pericolo i cittadini e i lavoratori. Questo è un elemento, secondo me, fondamentale se davvero vogliamo uscire da questa fase di impasse, se davvero vogliamo uscire da questa condizione che ci portiamo avanti da ormai 8 anni. E allora, e chiudo su questo, l'importanza di questa assemblea, di mettere al centro la questione del Mezzogiorno, finalmente ne parliamo di questo tema, perché più volte ci sono stati anche altri interventi che hanno rappresentato altre condizioni su altre situazioni, ma è evidente che bisogna fare una proposta, bisogna mettere in campo delle iniziative per dire che il Mezzogiorno necessita davvero di, lasciatemi dire così, di lavoro pulito, di investimenti, di infrastrutture. Non intervengo sulla questione delle infrastrutture, anche perché ci sono stati anche altri interventi, ma c'è proprio una difficoltà anche di collegamento, per cui questa è un'occasione sicuramente di discussione e spero che continui, perché abbiamo la necessità di approfondire tematiche importanti per il rilancio del Mezzogiorno e che sicuramente devono partire non, come sta facendo in questo governo, da una centralità che è tutta, diciamo, legata all'esecutivo e alla maggioranza che è al governo in questo momento, ma partendo appunto dai territori, ascoltando le esigenze delle organizzazioni sindacali, ma non solo, delle associazioni ambientaliste, delle istituzioni locali. Ci sono gli unici che non dovrebbero sentire nemmeno del territorio, sono in realtà quelli di Confindustria, una parte sociale, diciamo, io la chiamo a Taranto dell'apprenditoria stracciona, che in questi anni ha semplicemente non ha mai creato alternative, perché questo è il punto, e le vuole creare, perché adesso c'è un documento molto strano, però con i soldi ovviamente del pubblico e quindi non di tasca loro. Il rischio di impresa ovviamente in questo caso, soprattutto nel Mezzogiorno, non c'è. Ultima cosa e chiudo, tema delle bonifiche. La questione delle bonifiche su Taranto, ma non solo su Taranto, ogni volta abbiamo avuto davvero mille problematiche. Sarà la burocrazia, tutto quello che vogliamo, in realtà c'è anche altro. Noi ad esempio a distanza di un anno c'era circa 1.100.000.000 di investimenti
per le bonifiche, per le discariche in disuso che erano state utilizzate dai Riva, quindi da Ilva, che sarebbero dovuti partire. Sono partite a distanza di un anno, vanno molto a rilento, non sappiamo esattamente, c'è un po' ovviamente di ambiguità, ripeto, dopo un anno e mezzo si parte con grande difficoltà e con cantieri che ovviamente prima che parte, perché adesso hanno diciamo avviato la macchina, ma in realtà di fatto e di concreto non c'è ancora nulla, quindi bisogna anche tenere gli occhi aperti, soprattutto nel mezzogiorno, ma questo vale ovviamente per tutto il territorio nazionale, sulla questione anche delle bonifiche. Io ho concluso, grazie per l'invito. Grazie Francesco, grazie veramente per l'impegno, diciamo, soprattutto tuo e di tutti gli operai in fabbrica. A loro, a noi, ci interessa costruire insieme anche un altro modello che abbia, come dici tu, però una visione anche imprenditoriale che sia diversa da quella dei soliti imprenditori che viviamo e siamo costretti a conoscere in Italia. E adesso do la parola alla nostra deputata europea Eleonora Forenza, che noi come Musacchio rimane in carica a vita e quindi ci darà anche lei, che è una prima di ritornare, diciamo, al Parlamento europeo per il prossimo mandato, vive adesso in Puglia e quindi anche per lei, diciamo, fa parte del nostro racconto la sua esperienza dal punto di vista europeo, dal punto di vista territoriale, di quello che è il suo punto di vista, appunto. E subito dopo Giorgio Straguadagni per l'ultimo intervento di questa mattina. Le riprendiamo, come sapete, nel pomeriggio alle 4 siamo online su Facebook, stiamo ricevendo alcune domande che riporteremo comunque nel pomeriggio, in modo da poter far sentire anche la partecipazione di chi ci ascolta online. Eleonora, la parola è a te. Devi aprire il microfono. Apri, no, il microfono, Ede. Ok, ecco. Volevo ringraziare per questo invito e insomma anche per quello che ho sentito questa mattina, che insomma mi è parso davvero molto, molto interessante e credo che ci siano davvero molti argomenti di discussione. E provo a dare il mio piccolo contributo a questa riflessione collettiva, partendo da alcuni elementi che sono già stati citati. In primo luogo il fatto che, diciamo, l'attacco al Sud non è mai cessato. L'abbiamo visto insomma negli ultimi episodi di cronaca politica. Le parole di Sala sulle gabbie salariali, le parole di Gramellini sul fatto che diciamo chi svolge un lavoro nella pubblica amministrazione non ha diritto di fatto a un equo compenso, diciamo, sono anch'esse parte di una narrazione predatoria e diciamo contro tutto ciò che è pubblico, tutto ciò che è statale. L'abbiamo visto, lo ricordava benissimo Marina Moscaino nelle parole del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Quindi, diciamo, mentre è ancora in corso una narrazione contro il Sud, mentre è ancora in corso, diciamo, l'attacco al Sud, che è dato da, diciamo, dal tentativo di attuare e rendere dispositivo l'autonomia differenziata, io penso che noi abbiamo, come dire, a proposito del meridionalismo che cambia, la necessità di pensare a un meridionalismo non difensivo, a un meridionalismo che sappia fornire, sappia dotarsi di strumenti, come dire,
di attacco e che sappia anche dotarsi, diciamo, di una capacità di modificare i rapporti di forza. Io penso che vada interpretata, diciamo, almeno così ho provato a fare, diciamo, durante il mandato europeo, la questione meridionale, a proposito di meridionalismo che cambia, non solo come una questione nazionale, diciamo, riprendendola, diciamo, i temi della questione meridionale di Antonio Gramsci, ma oggi come vera e propria questione continentale, come questione europea. Non solo perché quello che noi registriamo è lo stesso meccanismo, diciamo, di inclusione differenziata, di annessione differenziata e di diciamo, annessione che veicola un modello di sviluppo e un modello di perpetuazione delle diseguaglianze. Ma anche perché, diciamo, gli stessi tratti di rivoluzione passiva che hanno connotato, diciamo, il processo unitario italiano connotano e hanno connotato il processo unitario europeo. Provo a essere più chiara, più esplicita. Il processo di unificazione europea, questo, diciamo, su questo mi sono confrontata moltissimo con compagne, diciamo, dell'America Latina, che, diciamo, come noi qui in Europa continuano a svolgere un lavoro di ricerca appunto su Gramsci e sulla questione meridionale, senza alcun protagonismo delle classi subalterne, senza al processo di unificazione europea, così come, diciamo, il processo di unità nazionale si è svolto senza alcun protagonismo delle classi subalterne, delle classi popolari. Questo è, diciamo, il quadro del processo di unificazione europea. E i dispositivi di inclusione, tutti i dispositivi, diciamo, di inclusione unitaria, di inclusione differenziata, hanno come il veicolo, diciamo, di un modello di sviluppo funzionale alla riproduzione delle differenze e funzionale a quel, diciamo, meccanismo predatorio che ben raccontava adesso Francesco Brigati. Parlo, diciamo, per titoli, ma il meccanismo con cui vengono ripartiti i fondi europei è lo stesso meccanismo che ci hanno raccontato Fortunato e Marina, in cui il tema dell'autonomia trasforma l'utilizzo dei fondi da un utilizzo perequativo a un utilizzo premiale. È lo stesso identico meccanismo. Io ero studente, ancora studente, quando mi battevo contro lo svuotamento dell'FFO, cioè del Fondo di Funzionamento Ordinario delle Università, il fatto che si, diciamo, svuotasse quel fondo per invece come dire, riempire di soldi, diciamo, tutto ciò che andava a premiare, a diventare meccanismo premiale della ricerca, beh, quello che noi alla fine abbiamo avuto è un meccanismo di valutazione della ricerca che disciplina la ricerca stessa, perché la valutazione della ricerca disciplina la ricerca, che aumenta le differenze e che quindi, diciamo, rafforza un modello di sviluppo che riproduce quelle stesse differenze. Questa è la stessa, diciamo, logica che noi oggi vediamo a proposito di MES, di Recovery Fund, cioè il fatto che se tu rispetti la logica della stabilità, che sappiamo avvantaggia il capitalismo del Nord Europa, puoi ricevere dei fondi. È la stessa identica logica, una logica appunto di annessione funzionale subalterna. Questo lo dico anche per un'altra ragione, e cioè dobbiamo stare molto attenti, non a caso prima io nominavo Sala e Bonaccini, a ricordarci ciò che ha permesso anche l'affermazione di questo meccanismo, e che è sempre lì, diciamo, scusate se io ho un po' un pallino gramsciano, ma il trasformismo delle classi dirigenti, la logica dell'autonomia, no? Così come oggi viva il MES,
è stata, diciamo, propagandata, è stata propugnata, viene propugnata da quella stessa, diciamo, compagine progressista, no? Che ha imposto, diciamo, l'autonomia di Berlinguer nella scuola, ce la ricordiamo tutti, che oggi dice, beh, ma come si fa? Io ho avuto uno scontro molto forte in un'assemblea femminista che si è svolta pochi giorni fa alla Casa Internazionale delle Donne con la neopresidente delle Democratiche, che diceva, io mi vergogno di stare in un paese in cui ancora si discute se utilizzare o no il MES. E io ho detto, insomma, io invece sono felice di vivere in un paese in cui per fortuna almeno ancora si discute del MES. E quindi, diciamo, questo è un altro degli elementi che volevo portare alla discussione. Terza questione che però non dobbiamo sottovalutare e che, diciamo, pongo ragionando a voce alta alla vostra discussione, è il fatto che secondo me noi oggi non possiamo derubricare quello che è accaduto con il Covid a semplice parentesi. Io penso che il Covid abbia stabilito un prima e un dopo. Questo prima e un dopo ci può portare avanti e ci può portare indietro. Lo dico perché secondo me si è aperta una crepa, non in quello che Mark Fisher chiama il realismo capitalista, ma si è aperta una crepa in quello che potremmo chiamare il realismo neoliberista, cioè in una narrazione che negli ultimi 30 anni, uso anch'io la parola maledetta, ci ha spiegato che privato era bello, deregolamentazione era bello, meno pubblico era bello. In questa crepa, in questa faglia che si è aperta nella narrazione neoliberista, si può, diciamo, può vincere Bonomi, può vincere chi ci spiega che questa faglia significa che diciamo, il pubblico serve fino a che dà soldi alle imprese, che le sanatorie servono per regolarizzare le braccia da sfruttare, o può vincere, possiamo inserirci noi, non solo chiedendo, diciamo, e imponendo una logica che stia, diciamo, dentro l'articolo 3 della Costituzione, ma anche, e quindi rivendicando il carattere, diciamo, universalistico del welfare, ma anche, diciamo, una nuova dinamica di conflitto sociale. Che è l'unica in grado di modificare i rapporti di forza. Quindi io penso che, diciamo, oggi noi dobbiamo essere in grado di collocare, diciamo, il meridionalismo che cambia, e trovo molto, diciamo, indovinato questo titolo, il meridionalismo che cambia, dentro questa faglia, che non è una faglia, diciamo, che secondo me resterà aperta all'infinito, perché è chiaro che, diciamo, se vincono le narrazioni, diciamo, appunto, dell'autonomia differenziata di Sala e di Bonaccini e di Confindustria, è chiaro che quella faglia, diciamo, dopo una nuova fase predatoria del capitale, si richiude esattamente come prima. Le ultime due o tre cose che voglio dire sono queste. La prima, voglio appunto dire che, diciamo, sarei molto felice se in futuro, diciamo, il lavoro che abbiamo costruito, diciamo, con Sud Europa, appunto la questione meridionale come questione continentale, con la carovana per il Sud che abbiamo costruito durante il mandato europeo, potesse essere in qualche modo rimesso in circolo dal lavoro che qui si sta portando avanti, perché secondo me ci sono alcuni aspetti della questione meridionale che rischiano di rimanere invisibili. Ne cito due. Molti di voi sanno che il 5 luglio c'è stata una manifestazione, quella di Abubakar, convocata da Abubakar Soumaoro a Piazza San Giovanni. Una manifestazione a cui io ho ritenuto giusto e bello partecipare, perché ho ascoltato davvero interventi molto radicali nei contenuti, davvero una voglia di mettere in relazione gli invisibili fra di loro,
ovviamente diciamo non mi sfuggono, anzi diciamo le ho molto ben presenti gli elementi diciamo di preoccupazione che derivano un po' dal retropalco di quella manifestazione e che potrebbero diciamo così come gli endorsement di Beppe Sala che diciamo potrebbero portare a un percorso che dal mio punto di vista sarebbe poco utile e difficilmente condivisibile. Però credo che rimettere al centro oggi diciamo, del conflitto sul lavoro i braccianti e le braccianti delle campagne foggiane significhi diciamo, dare uno, nuovi volti alla questione meridionale, due, a quelle forme di regolarizzazione come la sanatoria truffa della ministra Tiziana Bellanova che punta a regolarizzare lo sfruttamento, non a regolarizzare le vite delle persone e le vite di chi lavora, e penso che abbia avuto una notevole capacità di mettere in relazione fra di loro gli invisibili. Penso agli interventi come ad esempio quello di Non Una di Meno che c'è stato da quel palco, penso al fatto che sia giustissimo ribadire che non c'è ambientalismo senza giustizia ambientale, senza giustizia sociale. Questo è stato un elemento evidentissimo per me nella carovana per il sud, nelle tante diciamo discariche del nord che hanno predato la terra del sud Italia. Penso che ad esempio un altro elemento di invisibilità è nella questione meridionale che attraversa le carceri. L'80% della popolazione carceraria italiana è rappresentata diciamo da meridionali e da migranti. E così come Angela Davis racconta il processo di crime migration negli Stati Uniti, cioè quello che ha portato a un utilizzo delle carceri sulla linea della razza, che ha portato a una segregazione carceraria della diciamo, questione nera negli Stati Uniti, la stessa segregazione carceraria noi la viviamo oggi come un'altra frontiera della questione meridionale. E credo che questo sia un tema che noi non possiamo e non dobbiamo cancellare. Altra questione che diciamo per me è centrale, e intervengo qui dopo Ciccio Brigati che ha parlato chiaramente dell'Ilva di Taranto, del conflitto tra salute e lavoro. Io vengo da una terra, la Puglia, che racchiude in sé tanti aspetti della questione meridionale. Non solo l'Ilva di Taranto, penso alla TAP, al mafiodotto che oggi diciamo è attivo sotto le spiagge di Melendugno, penso al fatto che l'altra grande battaglia su questo correggo, Marina Boscaino, che noi abbiamo vinto, è stata quella sull'acqua, e noi abbiamo ancora un acquedotto pugliese, il più grande acquedotto d'Europa, che è di fatto una SPA presieduta diciamo per volontà del presidente della regione Puglia da Simeone Di Cagno a Brescia, ex sindaco di centrodestra della città di Bari. Penso al fatto che la questione Xylella, che ha diciamo è disseccamento degli ulivi, sta portando a una modifica del paesaggio pugliese. Perché? Perché si stanno impiantando in Puglia ulivi, diciamo, brevettati che necessitano di modalità di coltivazione intensiva, di sfruttamento di acqua, di utilizzo di acqua di cui il territorio pugliese non dispone, e che diciamo che tutto questo diciamo non diventa come dire non è al centro di una discussione nazionale, e anzi diciamo io penso che abbia fatto molto bene, qui ringrazio il segretario della diciamo, Federazione di Napoli, Rosario Marra, che è stato uno diciamo, dei più attenti lettori ed esegeti diciamo, dei provvedimenti del ministro Provenzano, e ha contribuito anche alla stesura diciamo, degli emendamenti di cui si parlava, e diciamo, da questo punto di vista io penso che diciamo, sempre maggiore coinvolgimento di Rifondazione Comunista, del lavoro che fa sul territorio meridionale Rifondazione Comunista dentro questo laboratorio sia più che auspicabile e più che
che è opportuna. Stavo dicendo, il tema è appunto che noi diciamo non portiamo diciamo questa cartografia del Meridione, questa cartografia politica del Meridione dentro lo scontro politico. E invece penso che sia assolutamente necessario riportare questa cartografia politica del Meridione dentro lo scontro politico. Perché? Perché ad esempio diciamo, ci aiuta a capire come questo governo è, diciamo, si vede un cartello minaccioso che si sta affacciando, questa, diciamo, portare la cartografia politica del Meridione dentro il dibattito politico ci aiuta a capire, finito, perché appunto questo non è il governo più a sinistra della storia della Repubblica, ci aiuta a capire perché noi in tutte le principali regioni del sud che ad esempio andranno al voto in occasione delle prossime regionali pensiamo che diciamo i presidenti, non i governatori, i presidenti delle regioni di cosiddetto centro-sinistra non possano rappresentare in alcun modo una alternativa per diciamo chiudere con la stagione di zero al sud. Io vengo dalla generazione politica non solo di Genova ma anche del sud ribelle e penso che ecco a differenza della ministra Lamorgese io mi auguro che ci sia un autunno caldo e io mi auguro che ci sia un autunno di ribellione di riscossa del sud e che diciamo il meridionalismo che cambia sappia essere anche capace non solo di pretendere universalismo del welfare, non solo di pretendere redistribuzione come prevede la Costituzione, ma anche forme di diciamo di riappropriazione e di contropotere. Grazie Ele. È evidente che il progetto politico è quello che ci sta a cuore, quindi la costruzione di questo percorso ci spinge in qualche misura poi a rendere conto di tutta questa intelligenza, di tutta questa analisi e provare a produrre anche iniziativa politica. E un'iniziativa politica che deve essere condivisa attraverso appunto anche momenti come questi di elaborazione. E l'ultimo intervento di questa mattina ci dice anche di un altro territorio centrale diciamo rispetto alla visione del Meridione che è appunto la Sicilia e io do subito la parola a Giorgio Straguadagno per l'ultimo intervento di questa mattina invitandovi poi a ricollegarvi con noi alle 4. Grazie ancora. Grazie, grazie anche a voi, grazie intanto per l'invito. Io diciamo eviterò di farmi mettere il cartellino, stop, sarò breve, diciamo, anche perché capisco perfettamente insomma, che l'orario come dire, va verso il pranzo, quindi si odono rumori strani di stomaco. Entro subito nel merito, mi riaggancio un po' a quello che ha detto poco fa Eleonora. Questione meridionale è una questione continentale e non si può fare a meno di parlare della questione meridionale se non si guarda con attenzione ciò che oggi dovrebbe essere la lotta alle mafie. Perché guardate, io ho sentito un po' gli interventi, tutta la questione legata all'autonomia differenziata e mi veniva in mente mentre voi parlavate la famosa linea della Palma di cui parlava Sciascia, no? E allora pensavo, dico, l'autonomia differenziata è questa, cioè le mafie al nord hanno bisogno dell'autonomia differenziata per utilizzare i fondi del nord e quel tipo di economia, e al sud utilizzeranno invece i fondi, i soldi che arriveranno a IOSA per quanto riguarda, diciamo, il post-Covid, per continuare a gestire e determinare le scelte politiche, economiche e sociali del sud. E quindi è chiaro, è evidente insomma, che
non c'è riscossa del Sud se non c'è una riscossa, se non c'è una ribellione nei fatti contro le economie mafiose. Economie mafiose che ormai hanno inquinato tutto ciò che era possibile inquinare, perché il problema è che le mafie ormai controllano le acque con la privatizzazione sono state fatte in buona parte nel Sud. Chiaro? Le mafie controllano le economie, da quella agricola a quella industriale. L'economia agricola, i fondi PSF sono tagliati per certi tipi di imprese. E poi andiamo a vedere chi sono poi i titolari di queste società e di queste imprese. Non ultimo, una delle ultime inchieste vedeva Messina Denaro che controllava buona parte della produzione vitivinicola siciliana. L'altra economia importante che la mafia sta cominciando, ha cominciato già da tempo a controllare la sanità. Abbiamo visto cosa è successo col Covid. Fortunatamente qui nel Sud non abbiamo avuto i problemi che ci sono stati nel Nord, ma io non oso immaginare invece se la questione fosse stata ribaltata. Io guardo un dato impressionante, nella mia provincia, in provincia di Ragusa, noi abbiamo 17 posti di terapia intensiva, però poi ci abbiamo una provincia di 321.000 abitanti e abbiamo praticamente 62.000 persone che vanno dai 65 anni in su. 17 posti di terapia intensiva con 62.000 persone che vanno dai 65 anni in su. Se andiamo a vedere i morti che ci sono stati soprattutto al nord, si capisce benissimo di che cosa stiamo parlando. Quindi la risposta del Sud, la risposta del Sud è questa, la risposta del Sud è una risposta contro le mafie, è una risposta contro le economie mafiose, non delle mafie, come dire, criminali, perché anche qui dobbiamo fare una volta per sempre una distinzione. Una cosa è parlare della mafia degli schiacciati, no? Della mafia stracciona, dei quartieri, dello spazio, un'altra cosa sono le economie mafiose. L'economia mafiosa, quella mafia non dà fastidio, quella mafia dà fastidio, la mafia degli straccioni, dà fastidio al potere, è fastidiosa al potere. Lì la polizia, la magistratura è abile, è fortissima. La mafia invece, l'altra mafia, quella vera, quella che sta controllando e sta determinando la sconfitta del Sud, l'ha già determinata per molti versi la sconfitta del Sud, è quella che è compiacente, che è nel potere, che fa parte del sistema. Allora io concludo dicendo che la risposta del Sud parte da qui, parte da questi argomenti, parte da queste cose. Se vogliamo realmente costruire questa risposta dobbiamo partire da questo. Viceversa continueremo ad incontrarci, a discutere, a parlare, a fare approfondimenti di questo, molto utile, molto importante, però il problema oggi è organizzarsi contro queste cose. Grazie, grazie veramente. Grazie a te Giorgio, tra l'altro è un piacere rincontrarti in un secondo appuntamento del Laboratorio del Sud. Allora, come diceva Morena, ringraziare le relatrici, i relatori di stamattina, i compagni e le compagne impegnate sulle contraddizioni del Mezzogiorno. Chiudiamo ora questa prima sessione augurandovi anche buon pranzo e riprendiamo con gli interventi del pomeriggio e la Carta dei diritti per il Sud che concluderà questo assise, che in qualche maniera conclude questo primo ciclo di lavoro del Laboratorio del Sud oggi pomeriggio. Quindi rinnoviamo l'appuntamento alle 16, grazie a tutte e tutti e a più tardi. Fino adesso abbiamo avuto 6.885 contatti, lo dico perché insomma così vi tirate su da lì al caldo di Roma. Grazie, ciao. A dopo. Ciao, grazie. Ciao. Cippo Baudo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Staccate prima di fare le battute, staccate. Ma noi stiamo facendo.